Thank you.
Enjoy! Hello everyone, welcome back, ci siamo! Finally! Buonasera! Ma buonasera! Santo cielo! Allora ragazzi, come state? Tutti quanti scaldatevi le mani, mi raccomando, perché ormai la primavera non la vedremo mai più, perché l'abbiamo persa completamente e forse per sempre. Ragazzi, come state? Io sto bene. Come stai? Pink Alessia! Bene, buonasera! Sei emozionata? Sei tutta uno sfregolo? Ma guarda, io ti dirò. Sarà la cena? Non lo so, mi si sta un po' riproponendo, mi sta facendo i salterelli. Benvenuti! Benvenuti in questa live dove si parlerà di fitness e dove si parlerà dei miei rigurgiti post cena. Ciao a tutti ragazzi, ma grazie. Ciao, guarda, ciao a tutte e a tutti. A tutti sì, io dico possiamo anche dire posso dire tutto sì, quello tutto. Che vi pare ragazzi, vi chiamo come volete. Io sono stracontento di essere qua questa sera perché... Intanto perché stare seduto su questa sedia mi aiuta a digerire in una maniera che altrimenti non potrei. Ne abbiamo mangiato un cazzo. Come hai mangiato un cazzo? No, io mi sentivo in colpa, sei fuori. Mi sono mangiato mezzo panificio, ci stavano quei 3-4 tocchi di pane. Ops! proprio spinti tutti dentro. Tra l'altro... Andre ti ha fulminato. Sì, 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 anche perché io non ho ancora detto nulla, perché voi in live non lo vedete, ma io ce l'ho qua davanti, pronto, sto per introdurre l'ospite di questa sera. Esatto, sta gonfiando. No, loro non lo vedono. No, che abbiamo un abbonamento. Abbiamo un nuovo abbonamento, infatti adesso volevo prima salutare tutti quanti. Ragazzi, siete tantissimi, grazie a Fester, che ha fatto un abbonamento di 3 mesi. Ragazzi, ma grazie. Grande, Fester. Grazie per supportare questi nuovi streamer che cambieranno il mondo vostro e basta. Televisione. Sì, addirittura. Ma sì, vaffanculo la televisione, che cazzo la guarda più? Mi vedrete dalla D'Urso, tra l'altro anche un grazie incredibile a... Cosa c'è? Che succede? Che mi sono perso? Vedo le sue facce. Certo, certo. Ma infatti tra poco, ragazzi, tra poco lo sciogliamo, tra poco ve lo scongeliamo. E intanto voglio ringraziare, prima di partire, tutti i nuovi follower. Grazie mille ragazzi, spero che un giorno questi follower diventeranno iscritti, perché come ben sapete su Twitch l'iscrizione con Amazon è gratuita e serve a supportare chi vuole portare contenuti fighi come quelli di stasera. Per chi non mi conoscesse, sono uno streamer che ha iniziato da, cos'era, 29 gennaio, quindi cerco ogni volta di chiamare amici, conoscenti, parenti
per parlare degli argomenti che mi interessano di più. Generalmente mando tutto a puttane parlando di stronzate, quindi non riesco a stare serio per più di 5 minuti. E lei mi aiuta in questo viaggio paradossale, esoterico, e ride, mi accompagna con le sue risate. Tipo Striscia la Notizia, no? Le risate di sfondo. Quindi, ragazzi, stasera, per chi non l'avesse capito, se parla dei culi. Un applauso ai culi. Ma in che modo si parlerà di culi? In tutti i modi. Però non voglio che sia una chiacchierata solo sui culi. Questa sera vorrei conoscere un po' anche la persona che c'è dietro il culo. Sarà molto semplice cadere in volgarità, quindi vi chiedo di avere pazienza, perché dovrete avere pazienza questa sera. Io chiederei all'ospite se è pronto. Ospite, mi ha mandato un bacio. Signore e signori, aspettate che... Qua non siamo in televisione, non è la televisione, signora! Non è la televisione. Vi presento, qui da noi, Andrea Capocci! Ma benvenuto! Volevo fare un'entrata un po' scenica, ma... No, no, più scenica di così, bello come il sole, con l'occhialetto, il cappellino, un po' Magnum P.I., devo dire, anzi, un po' tanto Magnum P.I. Comunque non è da sole. Come? Non è da sole il mio occhiale. Come non è da sole? Che cos'è? No, sono i Ray-Ban oscurati, ma non da sole, da vista. Sono Ray-Ban da vista, vedi? Cioè, io sono troppo indietro, no? Sono troppo rimasto... Sei un boomer qua. Sono un boomer, potrei dire che sono un boomer. Un saluto anche a Alice Love. Guarda, c'è già un'epopea in chat. Sono tutti contentissimi. Ci saranno tutte le mie ragazze, spero di non cadere nel trash, perché sennò... No, no, ma quale trash? Anzi, cadrò io nel trash al posto tuo. Sto cercando di alzare... Mi dite solo, ragazzi, in chat, come sempre, perché ci sono mille problemi su Twitch, you know what I mean, se si sente bene Andrea, se sentite tutti... diciamo l'audio, se il comparto audio è stato livellato in maniera egregia dal sottoscritto, perché il feed del pubblico serve sempre. Ah, intanto che aspettiamo risposte dalla chat, Andre, come stai? Come cazzo stai? Sto benissimo, cioè, fino al 20 sono a casa, quindi che culo. Ma come tutti a casa in quarantena. Ti invidio, guarda, sono proprio ma porca. Venite qua con me, dai. Ma guarda che si parla comunque di lavoro, quindi si potrebbe trovare un modo per, sai, fare una live insieme fisicamente, anche perché ci sono... Sarebbe figo, e poi ci sono gli impedimenti del distacco, no? Io vorrei toccarlo, vorrei vedere gli effetti del io suo... Io vorrei farmi toccare. Chiaramente. Beh, dovete capire una cosa, tra me e lui è nata questa gag, questa amicizia dal nulla, perché in realtà noi ci siamo parlati 2 o 3 volte, ma abbiamo capito subito di essere due imbecilli. No, sto scherzando, almeno parlo per me. E quindi, grazie anche a Pink Alessia, che ha fatto da mediatrice, siamo riusciti a comunicare, perché a causa mia, io non sono molto, vedi, mi accrocchio sulle parole, parlo un botto, ed è per questo che sono su Twitch. Ma bando alle ciance, Andre, ti stavo chiedendo, come stai? A parte... A parte tutti i certi scontri avuti della malattia, tutto bene, Luciano. Non c'è un aneddoto che ci vuoi raccontare di qualcosa che ti è successo oggi che è stato particolarmente sgradevole? Sì, del mio naso. Vabbè, ma non ne può più il mio naso. Mamma mia. Quarto, quinto tampone che faccio, quindi gli ho detto, guarda, ormai penso che entri senza fare attrito. Sì, sì, da lontano, proprio a freccette giocano. Sì, vai a... Sì, però Andrea, che è un bravo ragazzo, sono sicuro che abbia detto all'infermiere, sì, però almeno dopo chiamami, perché basta, cioè, chiamami, perché... Ragazzi, mi fate sentire male già adesso, però... No, perché sentire male? Tu devi vedere quando e se ci faremo allenare da lui, che cosa proveremo, il dolore, ma... ci farà male il culo. Allora, questa la devo dire, però. Dica. Perché non so se te l'ho detta, Andre. L'ho detto sicuramente alla nostra amica. Sì. Federica. Allora, quando ho fatto una scheda dal nulla, così, delle tue, sì, sì. Ignara di quello che io ho visto a tutto. Cui andavo incontro, sì. Il giorno pensava, dopo... lo tradissi, vero? Sì, sì. Allora, il giorno dopo mi sono alzata per andare a lavoro
e le mie gambe non hanno retto il colpo. Mi ricordo molto bene la tua chiamata. Assolutamente. Sono crollata per terra e non sono potuta andare a lavoro. Sono stata 3 giorni con le stampelle. Sì, invalida. Parzialmente invalida, tutta rotta. Infatti io ho detto, beh, belle le schede che fa, però, cioè, santi Non Dio. ero capace, raga, ma che Tu cazzo ho mai fatto pensa storto? che potere che ho, Luciano. No, no, ma infatti io ho paura di te. Anzi, dopo questo racconto sono contento che ci sia un computer e una linea internet tra me e te, perché sono veramente terrorizzato, terrorizzato. L'altra cosa che voglio dire a tutti gli utenti della chat. L'altro, Dimmi, dimmi. vorrei salutare le mie ragazze che mi stanno Vai, scrivendo vai, e vai. mandano un bacio. È giusto, è giusto. Tutte. È Anch'io giusto. le saluto. Sì, anche Pinca Alessia vi manda un bacio, io no, perché che ci vuole confidenza. Cos'è questa confidenza che vi state prendendo nei miei confronti? Ma chi vi conosce? Sto scherzando, ovviamente. Un bacio baffuto anche da parte mia. Volevo ricordare a tutti quanti in chat di rimanere verso anche fino alla fine, perché verso la fine Andrea risponderà a un po' di domande non da poco e alcune sono state selezionate direttamente da lui, quindi diciamo che c'è il tocco anche più professionale, perché io ho segnato delle domande da cretino, ignorante in materia, da persona che ha il culo Anch'io. flaccido. No, tu già un pochino in più, cioè essendo anche una signorina, hai delle domande un pochino più efficaci. Io su alcuni temi non, assolutamente no. Per esempio, per partire con la prima domanda, prima di entrare nell'Andrea, Vai. Anche che detto così suona veramente male. perché già è stato stuprato dagli infermieri, cioè. Esattamente, esattamente. Andre, in una donna, tette o culo? Gli occhi, Luciano. Gli occhi, quegli occhi. I suoi bellissimi occhi. No, non per quello che è, però sono amante dei glutei. Veramente, sono amante dei glutei, quindi lo posso dire, ma anche prima di fare questo, io Certo. sono sempre stato amante dei glutei. Guarda, ti ho fatto questa domanda per un motivo. Perché non mi ricordo chi, ragazzi, forse Luis, quel cretino di Luis che a me piace, però lo chiamo cretino in confidenza, una volta disse: chi ti dice che preferisce le tette non ha idea di quello che dice, perché il culo, se è bello, spesso è perché è allenato e vuol dire che già da quello puoi capire se una persona ha voglia di fare, se ha Vero. carattere, se ha voglia di piacere, di piacersi. E invece le tette, bene o male, quelle che hai, hai. Cioè, non è che puoi fare, a meno che tu non vada a intervenire chirurgicamente. Però se Però, posso, è giusto, è un argomento che ti tocca. in realtà Un anche argomento che ti quel, tocca le tette, cioè prega. l'allenamento appunto allena tutto il corpo, quindi in realtà tu puoi avere le tette come ti pare. Però se alleni tutto il corpo, magari anche loro si rassodano, giusto? No. Greve. No, Subito. no, nel senso, se già predisponi che madre natura Vabbè. prende col te, importante comunque andare a allenare la muscolatura può tirare su, però se non le hai, non, cioè nel Non si senso può puoi sviluppare. parlare. No, sì, no, non parlavo di dimensioni io. Poi se voi, Ah, di cioè, tono? siete subito No, 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 no. tette No, ma io enormi. No. parlavo di quello. No, io parlavo a livello di dimensione, cioè, e anche di forma. Il sedere può cambiare, poi ce lo spiegherà magari Sì, meglio lui perché io sì. sono ignorante. Ma da quello che penso io, il sedere può cambiare forma, può salire, può allargarsi in base a determinati tipi di allenamento, mentre il seno non più di tanto, No, credo. sì. No, se no, come ho detto, si solleva, però non è che puoi ingrandirlo con l'allenamento, Alla quello cucina. assolutamente no. Ma detto questo, sì. Esatto, No, non avevo una pesca, avevo due protesi finte che portavo in giro. che facevano da cuscino da viaggio e poi da cuscino da non posso dire cosa perché siamo in fascia protetta. Ciao bambini. Detto questo, siccome Andrea non è solo tette e culi, anzi è anche molto di più, io volevo sapere da Andrea. Chi è Andrea? Cioè, ti ho chiesto come stai, però chi è Andrea? Ma sai che me lo chiedo tutte le mattine quando vado in bagno? Quando Ma chi perché proprio Andrea? in bagno, se posso mettere? La mattina non vai in bagno, cioè, Sì, sì, però sì. sai, in bagno hai lo specchio e dici, ma chi è Andrea? Certo, ma anche io guardo allo specchio e dico, ma chi è Andrea?
Ma penso anche questi in chat, ma chi è Andrea? Cioè, tu mi hai invitato, mi hai detto, ma che cazzo sono? No, capita anche a me, non ti preoccupare, capita a tutti. Andrea, adesso andiamo un po' nella sfera veramente. No, Sì. sono. Faccio, non sono, perché Andrea come persona, sono Andrea. Faccio il personal trainer ormai da 9 anni, ne ho fatti 27 l'altro giorno, il 6 aprile. Faccio il personal trainer ormai specializzato da 4 anni solo ed esclusivamente nel settore femminile. Quindi mi occupo principalmente, vabbè, scherzare, glute e quant'altro, diciamo che è il punto forte, però comunque quando seguo una ragazza si segue a 360 gradi, perché Certo. non puoi. Quindi ci vuole sempre il giusto equilibrio nelle cose, quindi non è che No, lavi ma la. infatti. Quando vai a lavare la macchina non la lavi a metà, cioè nel No, senso lavi. certo. No, ma infatti si scherza un Assolutamente. po' su sta cosa, però in realtà te l'ho chiesto anche perché. Ciao Baldini, ciao a tutti Ciao Ale. ragazzi, ciao a tutti. Dopo vi leggiamo, tempo un attimo di conoscerci meglio e di toccarci un po' nel profondo. Ogni Cosa? tanto mi spaventi da No, no, mi morire. fermo sempre, sono borderline, lo sai che io cammino su questa linea. Quando Luciano dice toccare, io già inizio. Sì, ci emozioniamo tutti. Questo è il classico umorismo facile per rompere un po' il ghiaccio tra uomini alfa, perché. Volete. Sì, ma dopo la live noi faremo i cazzi nostri, se permettete, cioè. Avremo. No, a parte le battute. Il discorso si ride molto sul fatto che lui è specializzato, no? Come hai detto tu, in glutei. Quindi tutte le battute vengono facili, però in realtà c'è uno studio, no? Quindi c'è un momento in cui l'Andrea, che ne so, alle scuole, quando è che ti è scattata la cosa? Allora, sinceramente a 18 anni, mi ricordo a 18 anni io avevo la paghetta, ho speso i miei 20 euro da Fnac, te lo ricordi quel Certo, assolutamente, chi non se lo da ricorda? Fnac? Ce l'ho ancora forse quel libro, come si chiamava? Il libro del bodybuilding, figurati, Ok. io ho preso quel libro, pensavo di uff, però era un libro che durante le lezioni, non dovrei dirlo, me lo leggevo invece di ascoltare lezione, quindi da là poi è nato un qualcosa che mi ha toccato nel profondo, entrando nel profondo, come hai detto tu. Assolutamente. E da là è stato poi, mi sono diplomato e ho iniziato a intraprendere i miei corsi di specializzazione e quant'altro. Poi ovviamente la gavetta nelle palestre, come personal trainer, hai a che fare con persone molto più avanti di me nel settore che mi hanno insegnato molte cose. Diciamo che le cose si apprendono più da chi è dentro un Certo. settore rispetto a quello che studi, però quello è importante studiare per poi poterlo applicare al meglio. Ok, E poi. quindi tu sei partito, diciamo, da. Il tutto è nato dal fitness, uomo. Hai detto Sì. che figo, voglio. Ma era una cosa per te, cioè che figo, voglio farmi il fisico? Oppure era già un che figo, voglio farmi il fisico e farlo agli altri? Bravo, hai detto una cosa giusta, perché allora ho iniziato come voglio farmi il fisico, perché avevo la passione della palestra. In teoria mi ero preso un cartone a box, ho detto che la box non faceva per me e mi aveva distrutto il naso. È l'unica cosa bella che ho il naso, quindi ho detto no, lasciamo No, perdere. basta. Vado in palestra e poi da là mi è piaciuto. Ho iniziato a studiare, quindi non mi facevo seguire perché sono sempre stato un testa di cazzo che usciva dalla zona di comfort. Ho preso i miei primi libri, ho iniziato a studiare e applicare su di me. Subito ho applicato su di me per un fattore fisico, poi col tempo, con gli anni, si sto saltando gli anni, si è tramutato nell'aiutare il prossimo. Ma il prossimo, ragazzi e ragazze, ho seguito tantissimi ragazzi, ho seguito tantissime ragazze. Poi ti ripeto, negli ultimi 4 anni mi sono specializzato esclusivamente nel settore femminile, ma perché mancava un qualcosa. Quelle ragazze che venivano da me, allora ho detto, cerchiamo di studiare un po' di più. E sono fatto tutti i miei seminari oltreoceano e quant'altro, e mi sono specializzato in questo. Però io sono andato seguendo tutti. Ok, quindi c'è stato poi un cambio di rotta che hai voluto dopo ed è stato proprio voluto, nel senso, sai, a volte, ma perché a volte uno pensa, ciò che mi piace in realtà è lavoro, quindi io non conoscendo la tua storia ho detto può essere stato un cambio dovuto a una necessità. Esempio, la palestra in cui lavoravo era maggiormente frequentata da donne, allora ho detto, sai che c'è, non lo so, ci sono mille variabili, no? Capito? Quindi andare a capire qual è il motivo per cui sei andata
sei andato a spostarti su direttamente a specializzarti così tanto. E infatti, l'altra cosa che ti volevo chiedere, ma in chat vengono subito in mio soccorso, è Lislov ci chiede: oltreoceano, wow, dove? Allora, io ho conseguito dei, vabbè, oltreoceano si traduce col fatto che ho seguito dei seminari con tra i più importanti personal trainer, ho pagato fior di soldi, Brett Contreras, ora non so se qualcuno li conosce, Booty King, sono tutti comunque personal trainer specializzati in America nel settore femminile, dove in America il settore femminile era molto più avanti rispetto ad oggi, Certo. ok? Quindi quello che loro facevano anni fa, adesso si sta conoscendo in Italia. Io ho avuto la fortuna un attimino di vedere un po' oltre prima e un attimino studiare, applicare e comunque trovare quello che erano le esigenze, quindi ricoprire le esigenze delle ragazze per portarle poi a quello che è l'impatto estetico, che poi si traduce in tanti aspetti Sì. anche psicologici. Assolutamente, anche perché una ragazza, visto che c'è Alessia che può confermare, in realtà anche per noi uomini, però quanto influisce la condizione fisica che hai su come sei poi anche a livello caratteriale con le altre persone, è un discorso Certo. d'accettazione, no? Sì, beh, oddio, poi c'è anche chi si accetta con quei chili di troppo e Sì, sì, no, ma no. ben venga. Cioè, ognuno è libero di fare ciò che vuole, nel Sì. senso. Di certo che se una ragazza viene, che ha delle esigenze, io devo ascoltarla e andare a colpire le sue esigenze. Cosa Esatto. che non capitava con tante ragazze che venivano da me, che erano seguite da altri personal trainer, che non erano ascoltate. Perché il problema fondamentale è che se tu vai a comprare una macchina, tu dici io voglio l'Audi e mi vuoi vendere il Golf, mi dai tutte le perché a te piace il Golf, quindi mi dai tutte, mi alzi le aspettative sul Golf, ma io voglio l'Audi, voglio l'Audi. Quindi il saper ascoltare una persona, l'empatia che crei, penso non ce l'hanno tutti, quella non la studi, cioè No. devi un attimino formarla con gli anni e voler capire le persone, saperle ascoltare, perché non è tanto, ma è saper ascoltare, non è tanto dire. Allora, Ascolta. tutte le persone che lavorano col pubblico, tra le varie skill, ma penso, non pensiamo solo al barista, pensiamo a un altro lavoro incredibile che è l'insegnante, perché personal trainer è anche un insegnante. Certo. Deve avere un livello di empatia altissimo. Immaginatevi i soliti discorsi, no, dei professori con gli alunni. Il livello di empatia deve essere tra le skills proprio in cima. Non devi essere solo bravo a conoscere le cose. Dovrebbe, Dovrebbe, in sì, ho messo il teoria. condizionale perché purtroppo sappiamo tutti come funziona a Certo. certi livelli e in certi posti, in certi tipi di scuole, però. Fondamentale l'empatia in qualunque tipo di professione, secondo me, quando hai a che fare con la psiche di una persona, quindi anche adolescenti, ma nel mondo dell'allenamento, nel mondo del cambiamento, perché comunque sono tutti obiettivi, cioè lui ti deve portare a raggiungere degli obiettivi che tu vuoi, perché non è Anche che lui ti perché, obbliga, non è che ti tira sui macchinari. no, ma anche perché inizialmente magari hai una forma fisica, cioè di partenza, ti sembra impossibile raggiungere degli obiettivi come quelli che immagini tu. Sì. Quindi hai per forza bisogno di un sostegno veramente grande oltre alla tua forza di volontà. Sei, hai detto una cosa giustissima, Luciano. Mi hai fatto venire in mente un aneddoto. A scuola, tu chi ti ricordi? Il professore che neanche apriva il libro e ti spiegava. Ma perché? Perché con quelle sue competenze riusciva a trasmetterti qualcosa. Io, dei professori che aprivano il libro e mi spiegavano così, tale quale, non ricordo un cazzo. È brutto da dire, È ma è vero. così. Sì. Io mi ricordo del professore che nel profondo riusciva a spiegarti le cose e farti entrare in testa. Io mi Certo. ricordo ancora le cose dell'Odissea che mi aveva spiegato un mio professore che ancora conosco il nome, che pace nella mia sua non c'è più. Ma è questa la vera dote. Perché se io ti chiedo, Luciano, tu te ne intendi più di me di cuffie, di tecnologie e quant'altro, ti dico, qual è la cuffia che mi cioè, la migliore? Tu non è che mi dici, minchia questa. No, tu mi dici questa, Andrea. Questa perché con questo tu sentirai meglio per fare le tue videochiamate. A Certo. me poi dei dati tecnici non me ne frega assolutamente nulla, perché è quello il discorso. Idem, se viene una ragazza da me, non è che gli spiego cos'è il medio gluteo, il piccolo gluteo, andiamo a lavorare i fasci inferiori, perché non gliene frega assolutamente nulla. Cioè Certo. a lei interessa il fatto che non si trova bene nel suo corpo, quindi io devo trovare la strategia giusta per farla stare bene. Esatto. Assolutamente. Sì, ma infatti, come hai detto tu giustamente, le cose che ti ricordi di più di scuola sono gli aneddoti.
piuttosto che io le cose che mi ricordo brutali, proprio che sono incastonate nel mio cervello malato, sono quando i professori uscivano fuori dagli schemi e mi raccontavano quell'aneddoto, quella Sì. cosa, non mi dimentico nulla di quella roba lì, ma non mi ricordo la prima declinazione neanche sotto tortura, non mi ricordo niente, ragazzi, nulla mi ricordo, santi Dio. E infatti tra le cose che fanno la differenza, sì, ci sono l'empatia, ma c'è un fondo di passione. Tu hai boostato, io ragiono sempre così. Tu da piccolo nasci con dei gusti, ti piacciono tantissimo delle cose, che sono il gelato, la palla, le bambine o i bambini, non fa differenza di niente. Tu crescendo, se quella passione, per esempio per me è stato così con la musica, te la porti, te la riesci a portare, ti piace ancora in così tanto tempo, a 18 anni ancora ti piace, devi trovare assolutamente. L'unico modo che hai per rimanere un uomo felice o una donna felice è trasformare a quel punto trasformarla in lavoro. È Sì. l'unica cosa che puoi fare. Tu l'hai scoperto a 18 anni, mi hai detto. Sì, ma perché prima i miei erano contro la palestra e quant'altro, quindi io diciamo che ho iniziato che avevo tutti contro, amici che mi prendevano in giro, ragazzi che mi prendevano in giro, i miei genitori che mi dicevano giustamente, che poi adesso sono i primi a supportarmi, e non ti porterà niente questo e quant'altro, col Ma fisico non ci fa. addirittura, cioè, nel senso, alla fine non è come dire voglio fare il calciatore, cioè, nel senso, lì è. Vabbè, ma si sa, la maggior parte, poi non tutti, magari la maggior parte dei genitori vuole per il proprio figlio la zona sicura, no? Quello sì. Solo Chiaro. poi, ripeto, cioè, dopo un anno hanno visto la mia passione, quello che facevo, e ad oggi mi venerano, cioè mi supportano in tutto, cioè, Certo. assurdo. C'è da dire che a volte bisogna anche saper dimostrare che la propria passione, siamo in grado di gestirla. Nel senso che la passione spesso può essere anche una croce. Cioè, quando una persona è veramente appassionata di qualcosa è quasi un male. Cioè, tu vivi, ma io per preparare le live, per preparare discorsi, per pensare a quanto voglio esprimermi, facendo un esempio stupido, quanta voglia ho di esprimere quello che penso. Le prime settimane di Twitch, no, da non dormire la notte, io mi sognavo gli overlay, mi sognavo tutte le grafiche, la regia che Confermo. conferma lei. Non riuscivo a Ah, dormire. poi è un po' la paura di sbagliare, la paura del rifiuto che insita dentro di noi, cioè si viene trasmessa da piccolo, Sì. e quello è il discorso. Quindi io ti dico, non è che sono uno che lavora anche con i social e quant'altro, però anche adesso sono emozionato, ma fa parte del gioco, Ci nel sta. senso, cioè, anzi, Sì. che la gente veda che uno è emozionato e magari balbetti un po', chi se ne frega, vuol dire che sei naturale. Sì. Contrariamente, sei una persona finta, quindi dopo un No, po' la gente. ma anzi, Esatto, dopo un po' la gente lo vede, è sì, vero. e la gente è nauseata anche perché lo sapete meglio di me. In TV la gente la apprezza, la accetta di più la finzione perché sei abituato. Sul web è più tangibile quando uno sta facendo una maschera, quando sta interpretando un personaggio. O sei veramente bravo a interpretare il personaggio e lo sei tutto il tempo, e lì la gente dice wow, fa ridere oppure cringe oppure chissà cosa, oppure gli dà fastidio, Sì, perché comunque la disturba. TV ha una regia un po' più particolare, quindi Guarda, al di là del fitness, a me piace leggere molti libri di motivazione, ma più che altro di leadership. E là ti insegnano proprio cosa vuol dire l'integrità. Cioè, l'immagine che dai di te stesso non è la realtà, e prima o poi viene fuori. E quando viene fuori, vai a distruggere tutto quello che ti sei creato. Invece, se una persona è integra, e puoi non piacere, perché in primis. Io non sono simpatico, sto simpatico a molte persone, ma allo stesso tempo molte persone mi odiano, un po' come tutti, però non è che Chiaro. ne faccio un dramma, magari una volta ne facciamo un dramma, perché sai, ci rimani male quando dicono, mica, ma che cazzo fai, i culi qua, là, però sta a te martellare su quello in cui credi, che poi la gente ci creda o non creda, ma se tu in primis vuoi un qualcosa, lo raggiungi, ma non è che lo raggiungi. Avendo la visione, sai, motivazione ti dicono: pensa una cosa e la raggiungerai. No, ci devi lavorare sodo, ci devi sbattere la faccia, cioè, tante Sì. porte in faccia, mangiare tanta merda, cioè, è quello il processo. Sì. E Ah sì. poi tutto arriva.
tutto arriva. Assolutamente sì. Guarda, infatti, per dare un colpo, come si dice, alla botte, al tappo, non mi ricordo come cazzo si dice, quindi magari la prossima volta evito di introdurla la cosa, cioè se non la sai, non la dire. Allora, Elis Lob ti dice: sei stato molto in gamba e soprattutto sei un bravo imprenditore. Complimenti. E Nena Grammer che Grazie diceva: complimenti, è difficile ad oggi fare della propria passione un lavoro. mille. Non lo so. Assolutamente sì, assolutamente Anna. sì. E Anna che dice: è in grado di trasmettere la sua passione a noi ragazze, è unico. Beh, allora, io Annina. dico una cosa perché non è che voglio. Lo conosco veramente da poco, però. Si vede che ci Sì. tiene. Uno può dire è bravo, non è bravo, quello lo lascio dire agli altri. Io non mi sono ancora allenato con lui, magari un giorno lo farò, però vi posso dire che si vede che ci tiene, si vede da come cura tutto quello che Tanto. c'è intorno a lui. A me fa piacere averlo qui, principalmente per com'è come persona. Poi c'è tutto il background dietro che è fighissimo, però come ha detto lui, nell'integrità sua. C'è anche, diciamo, il successo della sua passione, della trasformazione, no? Di quello che fai tu. È una soddisfazione Eh sì. incredibile. Ma infatti, per te, visto che abbiamo parlato di, no, quando uno vede i risultati, di soddisfazioni, eccetera, ho visto che sul tuo profilo Instagram, che tra l'altro per chi non lo conoscesse trovate qui sotto la sua web, che ci sono un sacco di foto di prima e dopo che sono sconvolgenti. Stupendi, Fanno. ragazze, guardate. Allora, intanto volevo fare i Porca troia. complimenti a tutte le ragazze che ti seguono, che lavorano con te, i prima e dopo. Ragazze, ci sono dei culi sulla pagina di Andre. Cioè, ma ragazze, io vi venero, ma complimenti. Sai, ce n'è uno? Ma beh, prima o poi ve lo farò vedere quando magari mettiamo la cam di Guarda, Instagram. volentieri. Io che sono una ragazza, ma ogni volta che scorro e lo vedo, gli darei una paccata, Sì, pam! fortissimo. Minchia, bellissimo! Sì. Complimenti, ragazze, Posso siete brave. confermare che ho visto le trasformazioni. Io non mi Ma soffermo solo certo. sul culo. Ho visto. Si vede proprio La che. fatica. Si vede la. Brava! Si vede che. Ha cambiato faccia però Alessia. Sì, certo. Alessia ha cambiato. Ha fatto. Sì. Ah, siamo in live. Non devono trasparire le emozioni. Ah, santo cielo. No, no, no. No, 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 ma lei, infatti, mi posso confermare io, perché guardava il profilo e faceva: Madò, guarda, guarda, Madò, wow, wow! Io ogni tanto stavo preparando le zucchine, facevo i cazzi miei e sentivo wow! Proprio con questa tonalità esatta. E dicevo: Ma che cazzo ha visto? Il classico video dei cricetini che giocano. No, no, ragazzi, ci dovete credere, ve giuro, gli urletti, ragazzi, credeteci. Allora, Baby1896 ci dice: è molto umile lui, visto che mette a disposizione di tutti il gruppo Telegram con un sacco di cose super interessanti. Sei il migliore, Andre. Guarda, sei straamato. Questa è Vero? la rappresentazione di quando una persona fa le cose col No, cuore. ma è bellissimo. Ma qua arrivano i dolori, Andre. Lo so, prima o poi lo dicevo. Io ti devo Infatti, chiedere. ho preso la pesca apposta. Sto già, il mio nervosismo sta iniziando perché ho detto: qua Luciano mi sta già facendo troppi complimenti. No, no, in realtà no, in realtà sono super, super, come si dice? Docile, sono molto contento. Però la domanda che ti voglio fare è: intanto, prima hai citato dell'odio, cioè ci sono. Ormai su internet, ma nel mondo in generale, è impossibile non farsi odiare, cioè per qualunque cosa. Io Ma va. stavo facendo una live, una delle mie prime live, così a caso è entrata una persona e mi ha detto: Ma che cazzo hai in faccia? Quanti piselli hai preso in faccia per avere quei baffi? Cioè, odio gratuito. Gratuito. Una persona che non avevo mai conosciuta, io ovviamente ho bypassato, ho fatto ciao ciao perché non mi toccano per ora. Magari un giorno saranno 100.000 e piangerò. Però c'hai qualcuno che ti odia, nonostante la tua passione, nonostante tu sia Sì. trasparente, integro? Sì. Però vabbè, fa parte del processo, nel senso, magari tante persone che mi odiavano, odiavano. Ci sono. Hai visto che ho sbagliato anche durante le storie che sono rimasto incartato? Sì, infatti ho detto: Ma muovi il mouse che ti era entrato lo screensaver. Ho detto: Che Mi cazzo è sono sentito successo? come Andreotti, guarda, è presente. Presidente. No, Ah, brava. comunque,
Sì, però è capitato anche molte volte la sfaccettatura che persone che mi odiavano mi hanno conosciuto e mi dicevano: guarda, Ande, ti avevo etichettato per quello che vedevo. Perché giustamente magari da molte cose possono trasparirne altre, però là sta l'intelligenza umana, conosce una persona dal vivo. Come tu hai detto, mi stavi sul culo, però adesso ti ho conosciuto. No, non ho mai fatto una dichiarazione del genere, mi dissocio completamente, mi discosto dall'infamia che mi sta tirando addosso. No, però qua hanno citato, cos'è che avevi letto Sì, delle... perché io seguo tanto Certo. anche le sue ragazze, non è che seguo solo lui, e ho visto tanta gente che magari, che ne so, lui postava un prima e dopo di una ragazza che si era veramente fatta il culo, una fatica bestiale, e andavano a dirgli, eh sì, vabbè, siamo tutti bravi con Photoshop. Vaffanculo, va! Greve. Io sinceramente mi incazzavo ogni tanto, e Alessia può dirlo, ma non perché dicevano i Photoshop, ma perché al di là di quella foto c'è una persona che ci mette la faccia, perché io poi le ho coinvolte queste ragazze. E tu immagina, Luciano, ti fai un tombino così per raggiungere un obiettivo, arriva un deficiente e ti scrive Photoshop, come ti sentiresti? E quindi io mi metto nei panni delle persone e mi incazzo per quello, non mi incazzo. Tanti mi dicono: ma sì, Andrea, lascia stare. Non lascio stare, perché fosse per me, mi dicono: sei un coglione, lascio stare. Ma se è per gli altri, non lascio stare, assolutamente. Soprattutto se è una persona che ha passato del tempo con me e che si è fatto un tombino quadrato per raggiungere un obiettivo. Bravo. No, anche perché, come dici tu, se avessero fatto un commento così sul tuo culo, che tu dici, vabbè, sì, mi passa sulla schiena, però se c'è una persona che dietro si è sacrificata, perché comunque, ragazzi, per avere quel corpo lì, o per avere i muscoli che Andre, o tutte le persone che ci tengono, cioè, comunque c'è fatica dietro. Io ho provato a allenarmi l'anno scorso quando è iniziata la pandemia, come avete potuto vedere nel video di intro, faccio schifo al cazzo. A parte che coi pantaloncini sono inguardabile. Ma racconta l'aneddoto di quel video. Brevemente, ragazzi, suo fratello è maniaco di palestra con ottimi risultati, incredibili risultati. È incredibilmente muscoloso, definitissimo. Si allena da tanti, 30 anni, 20 anni. Si 20 allena da tanto. Mi ha detto, anni. Vabbè, ha scelto il ragazzo immagine e somiglianza. Va bene, verrai ufficialmente bannato e mai più invitato sul mio canale. Grazie a tutti per aver seguito questa. Allora. Andre, ma tu vuoi tornare ospite nella mia trasmissione? Fammi un po' capire. Ma cos'è quest'odio gratuito? Se il primo che ride in chat viene. Oh, è buono il fratello. Il primo che ride in chat verrà bannato subito. Io ve lo dico. No, ridere. no, ma prima o poi ci vediamo e poi facciamo i conti. Io te... No, non mi conviene neanche farci a botte perché mi spacca il culo. Vabbè, niente. Regà, che cazzo ridete? Ma allora. Ma cosa, brave? Vabbè, fatevi un canale vostro. Tiè, questo è lo show. Ciao, vatti a fare in giro. Fatti a fare i piegamenti. Domani. Vai, vai. Del supporto. È certo, è facile così. Cioè, io gioco in casa. In teoria dovrei essere io quello supportato. Grazie, Simone, che è dalla mia parte. Ma pensate un po'. Grazie, grazie a tutti coloro che di contro mi stanno salvando. Detto questo, a parte gli scherzi, Mamma mia. suo fratello, che non è uguale a me. mi ha detto, sono andato da lui dicendo: senti, mi puoi dare qualche consiglio? Vorrei un po' togliere questo schifo che vedo allo specchio, no? Beh, Ogni tanto. schifo, non Non mi esagerare. piaccio, amo. Volevi un po', Non sì. mi piaccio, teso. Comunque, gli ho detto: puoi darmi una, sai, Pimp My Ride, no? Puoi darmi una bella bustata ai pettorali che mi sembra di vedere mia zia sotto la doccia. E allora mi ha detto: guarda, fai 200 flessioni. Io ho detto: 200 flessioni? Io No, al ma massimo riesco a portare due casse d'acqua quando esco dal Carrefour. Che cazzo faccio 200 flessioni? Mi fa: fidati che ce la fai. Regà, le ultime tre serie da 10, ma proprio col soffio al cuore, il sangue negli c'ero occhi. io che Madò. com'è che si chiama quel cazzo di film? Ogni Quale? maledetta domenica. Che lo motivavo tipo ogni maledetta I domenica. Non l'hai paramedici dietro. visto? C'era lei che mi motivava. I paramedici dietro, già pronti con la barella, col DAE. Però l'hai Sarisa. fatti, oh. Regà, ho fatto 200 flessioni da che non ne facevo neanche 20 di fila. Perché ancora oggi non le faccio. Mi sono messo. Quanto ci ho messo? Neanche
No, è Un'oretta, un'ora ci ho non messo. lo so, Ci ho messo un'oretta che sembra tanto, ragazzi, ma non è. Andre, puoi confermare? Sono stato bravo. Bravissimo, sì. Niente. Mi sa che lui. No, ma Quante lui ne mi. fai? Vabbè, ma lui mi distrugge. Ma Vabbè, parti. ma chi se ne frega, io Andre, c'ho voglio la perrolla, sapere. guarda qua. No, no, raga, è tutta apparenza la mia, cioè proprio l'integrità come persona non ce l'ho come persona che si allena. No, scherzo. Ok, è come Lillo, no? Che dice: guarda che tu mi vedi così, ma io mangio, eh. Io so così, ma io mangio. Lillo, non so se avete visto LOL, ragazzi. Se non l'avete visto, guardatelo, molto carino. Però niente, mi ha fatto fare queste 200 flessioni e ci sono riuscito. Quindi, insomma, dai, sono stato bravo, vero maestro? No, bene. Niente, non mi dà una Niente, soddisfazione. Lei niente. non verrà mai più Vabbè, ma invitata. lui motiva le ragazze, mica i ragazzi. Che cazzo Vabbè, vuoi? a cazzo, ho fatto 200 flessioni da che non riesco neanche a lavarmi i denti per quanto mi stanco. Almeno un bravo. Allora, poi lo guardiamo in separata sede come sono state fatte le flessioni. Comunque, no, cioè, è ammirevole. Nel senso, io non le faccio. Ne ho fatte 30 di fila, mi pare. E allora? Allora, che cazzo vuoi? Ma scusa, ma scusa, no? Scusa se mi permetto di uscire dalla mia diplomazia da presentatore, no? Ma, santo cielo, ma che cazzo è? Cos'è che dicevano? Andre, non sminuire il fisico. Non sminuire il tuo fisico, qua dico. Certo. Vabbè, lo sappiamo. Lui, comunque, Fabio è il mio allenatore. Ha ragione. Ah, ok. Lui è il mio personal trainer, perché io ho anche un personal trainer. Certo. E beh, non si direbbe, perché uno dice, vabbè, fa il personal trainer, Che infatti, cazzo, ti alleni da solo? che cazzo hai bisogno? Però effettivamente ci pensi, un dentista non è che si toglie i denti da solo, mica il No, non è cretino. mica uguale. Beh, prova a immaginartelo però, ora che l'ho creata nella vostra mente, cioè, immaginatevi la scena di un dentista con le cose del debrico che si leva a casa da solo con lo spe... Scusate, questa è la serata del... Però avevo letto una ragazza, Sì? Dalila, ha Dalila. Bel scritto. nome. Ma se anziché, Lui... scusate, tornando indietro a Photoshop, ma se anziché commentare Photoshop provassero anche per una sola volta, fottuta settimana, a fare una scheda, smetterebbero di scriverlo. Eh beh, sì. Eh Prova, beh, ti ma... do le stampelle, chi? ma Andre può confermare, è molto più semplice battere sulla tastiera che... Se era scritto, Lucio, non è che hai sbagliato invitato? Ho preso un hater, il primo hater che ho nel canale, ho detto dai, vieni, vieni che faccio una live figa e poi mi distrugge la carriera. Grazie mille a tutti per essere qui. Comunque, sto già sudando. Brava. Aspetta, cos'è che diceva Real Margot? Dice, perché Andre dice che è inutile fare mille serie se le fai male? Meglio poche ma buone. Ma mio fratello lo voleva solo motivare Sì. e secondo me anche un po' perculare a questo punto. Ma sai qual è la cosa bella? Era Che a perculare c'è riuscito. Motivare un cazzo proprio. la punizione perché sei con la sorella. Ci hai mai pensato? Ma lui ci ha mai pensato che io però ce l'ho fatta e quindi gli ho dimostrato che me la merito la sorella. Hype! Oh! Non Scusate. è col fisico che si compensano le persone. Io beh, ma io, ragazze, anche in chat chiedo, ma è ovvio che io l'abbia conquistata grazie al mio fisico. Guardate la perrolla mobile, qua. Me Ti piaci piace la perrolla? La tutto. perrolla no, però. La perrolla no, non l'hai citata. Beh, però quando mi appoggio alla sera è morbido, quindi. Ragazzi. Comunque, tornando alle cose serie, no? Sì. Serie. Che poi, qua, oggi la vedo dura, vista la situazione. Senti un po', ma... Palestra, tu sì, lavoro, figo, dai, oh, E poi un bel giorno arriva un caro amico dall'Oriente che ti dice: senti un po', ma avete rotto tutti il cazzo? Mi chiamo Covid, piacere, adesso state tutti a casa. Tu non lavori più, tu non lavori più, e mo so cazzi tua. Cosa è successo quando hai visto tutto chiuso, palestre chiuse? Allora, sinceramente, non sono una persona che si lascia. Adesso sto andando nel serio. Hai visto come Sì, cambio anche tu? quasi da andare dallo psicologo. Diciamo. senti, stai a fotte con quello sbagliato, io te lo dico. No, scherzo. Diciamo che è vero, il primo periodo penso che sia stato per tutti un po' demotivante, però allo stesso tempo sono sempre stata una persona che si reinventa, nel senso, guarda i dinosauri, non si sono evoluti e si sono estinti, nel senso che
quello che applicavo in palestra ho deciso di implementarlo ancora di più con l'online. Quindi già facevo coaching online, ho implementato ancora di più questa cosa, andando ad avvicinarmi a tante ragazze anche a distanza. Quindi questo ho implementato molto il mio lavoro. Ovviamente c'è stato tutto un lavoro anche dietro cioè, per organizzare tutta la questione, gestione del lavoro e quant'altro. Però appunto diciamo che è stato un colpaccio perché io in primis a gennaio dell'anno scorso ho iniziato un progetto per creare il mio centro fisico. Centro fisico che ad oggi è completato, lo utilizzo come ufficio, ma non l'ho ancora aperto al pubblico Ok, femminile perché non si può. certo. Quindi diciamo che se ci pensi è stato un investimento a zero quello. Sì. Per ora. Cioè, però ripeto, io ci rido perché bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, però un po' mi ha fatto incazzare, ma allo stesso tempo mi sono incazzato per un periodo, però ho detto devo reagire in qualche modo, devo trovare un Bravo. escamotage, devo trovare una strada. Cioè, io penso sempre che con un problema non ci sia una soluzione, ma ci siano delle decisioni. Decisioni vuol dire che hai più strade, soluzione vuol dire che c'è solo una. Quindi Certo. avere un pensiero un po' più divergente, Sì. non verticale, essere un po' più laterali con le situazioni. E quindi ho implementato tutto il discorso online, che ovviamente sta andando molto bene, anzi, fin troppo, ho molta richiesta, cosa che adesso sto formando altri personal trainer da implementare al mio team per arrivare a sempre più ragazzi, perché ovviamente io sono uno, ma se siamo più persone ci possiamo e possiamo far raggiungere i risultati a più persone, questa è la cosa, secondo me, più bella. E infatti, guarda, per tanti, anche direttamente persone che conosco, non dirò che tipo di attività, neanche le persone, però per tanti è stata un po' una scusa per rinnovarsi. Senza il Covid, tante persone non avrebbero rinnovato assolutamente le loro attività, non avrebbero spostato la loro attività sull'e-commerce, vendere online, piuttosto che ampliare un discorso web, anche solo un Sì. sito. Quindi, Diciamo, dimmi. no, sì, mi collego a quello che stai dicendo. Quello che doveva essere fatto in 5 anni è stato fatto in 3 mesi per molti. Quindi Esattamente. Eh sì, anche perché noi già eravamo in ritardo come paese in generale a livello di presenza online di tante cose, di tante attività, di tante. E quindi, beh, in chat dicono io voglio essere seguito da te, no, da una. Vedi, ragazze. ma Juliet, tranquilla che tutti quelli che fanno parte del mio team, cioè, sono persone come me, formate da me con la mia stessa visione. E poi ci sono sempre io in riferimento, quindi facciamo le videochiamate insieme agli altri personal trainer, però il punto di riferimento sono sempre io. Certo, ma infatti, guarda, volevo dire una cosa, visto che stavi parlando dell'online, so che c'è un sito, no? Brava. Sì. Perché giustamente per chi non ti conoscesse e volesse avere delle informazioni, c'è un sito dove ci sono tutte le informazioni, no? Per chi volesse, insomma, sapere le Mi sono un attimino buggato, schede. No, scusami. tranquillo, aggiorna i driver, faccio sapere quando sei ripreso, insomma. No, sì, c'è un sito, beh, lo trovano sia nel mio profilo Instagram che il profilo Telegram, nel mio gruppo Telegram, e da là possono accedere, hanno la consulenza diretta con uno dei miei consulenti o consulenti, ragazze, e poi si decide se intraprendere un percorso e qual è il percorso più propenso per loro. Quindi assolutamente i miei canali social c'è tutto il link e c'è anche una lezione completamente gratuita di 20 minuti dove spiego, parlo di cosa si riferisce il mio metodo e quello che ha portato adesso a molte ragazze a raggiungere i loro obiettivi. Quindi Ok, sì, infatti, qual è che mi volevi dire? In chat no, è quello che stavamo dicendo, come funzionano online, avevano sì, chiesto. dopo. Ah, chiedono se tu mandi dei tutorial fatti da te. Sì, ho un portale digitale, Teachable si chiama, dove ci sono più di 110 esercizi spiegati da me e Federica, la sua amica, una mia collaboratrice. Quindi Bellissima, bellissima. Cioè, da Questo. seguire proprio come un
Un esempio. esempio, bravo. Ok, ci sta. E poi volevo Lui leggere. pensa, Sì. scusa, No, figurati, c'era un commento, quando... qualcuno che era d'accordo con me, volevo leggerlo. Dopo lo leggi, non ti preoccupare, l'ho letto e gli ho detto anche brava, quindi adesso lo leggi, non ti Sì, preoccupare, così mi tranquillo. fate contento. Quando ci siamo conosciuti, io Yeah. e Andrea, mi chiese: hai una persona, qualcuno a cui vorresti assomigliare o comunque sia da prendere come esempio, come fisico? E io gli ho mandato la foto di Federica. Ti ricordi? Sì, mi ricordo Mamma bene. mia. Meno male che non l'ha chiesto a me, perché io ti avrei mandato la foto di Gerry Scotti. Buonasera! È il mio mito, una persona di un falso e di un cattivo, secondo me, nel privato assoluto, ma che davanti alle telecamere sembra la persona più a Dici? modo. Secondo me è Veramente? stronzo, veramente cattivissimo Gerry No, Scotti. secondo me no, perché altrimenti la Hunziker non ci lavorerebbe insieme, te l'ho Ma già lui detto. sul lavoro è simpatico. Poi lo devi vedere a telecamere spente. Secondo me è mezzo Ah, vedi? matto. Nena Grammer è una merdaccia e l'ho conosciuto. Vedi? Vedi? No, Nena, cosa gli hai detto? Mo' Mamma, ragazzi, io è c'ho un l'occhio lungo. chiodo. Io vi leggo. Adesso non si parla di culi, ma di Gerry Scotti. Sì, infatti cambio il titolo della E live. infatti, Andrea ragazze, Capocci e Gerry vi dico Scotti. una cosa. Sì. Chi è in chat, se volete vedere apparire Gerry Scotti, se non l'avete ancora fatto, mettete il cuoricino viola, Sì. mettete il seguito e lo vedrete apparire a schermo. Sopra di me quel bast. Talmente lo... Non posso dirlo. Gerry Vabbè. Scotti, quella persona amorevolissima, maledetto. Comunque leggo questo commento solo per alzare un pochino il mio livello di autostima. Real Margot dice: esatto, concordo con Lucio. Grazie. Grazie, Io non Margot. lo avrei io non avrei conosciuto Andrea se non, e non mi sarei messa in gioco per ritrovare. Ma una Ti sei vabbè, regà, non posso. È finita. emozionato? Ci riuscirò. Sei un ottimo divulgatore, ma un pessimo Ma autore. allora posso. Andrea, senti un po'. Adesso parliamo un attimo. Iniziamo a menare le mani qua. Vediamo chi è. Chi è? Vai, vai, strizza la pesca, strizza. Allora, esatto, concordo, Lucio. Io non avrei conosciuto Andrea e non mi sarei messa in gioco per ritrovare. Ma versione migliore di me stessa. Ok, una versione migliore di me stessa. Mi ero incartato lì. Ha ragione, Luciano. Datele Grazie. un po' ragione, ragazze. Oh, dovete. Aspettate, bevo. Ragazzi, anzi, ci saranno anche uomini in questa chat, magari. Tra Uno l'altro. sicuro ed è bellissimo. Ed è di fronte a me. Tolta questa cosa. Un attimo di. Ma invece, per quanto riguarda. Cioè, tu. Ok, tu hai fatto. Poi ti chiederò magari bene, per curiosità mia, perché io sono ignorante, non so come ci si forma come personal trainer, non so come funziona. Invece il team, cioè sei riuscito a crearti un team, sei riuscito a collaborare, diciamo, con altri personal trainer piuttosto che. Sì, adesso vabbè, ho i miei personal trainer del mio team, che uno si chiama Francesco, uno Patrick, che comunque gestiscono insieme a me tutte le ragazze nuove che intraprendono un percorso e nulla, quello sì. Però appunto anche là c'è stato tempo per la formazione, perché non è che Eh prendi un no. collaboratore dall'oggi al domani, cioè devi capire un attimino quali sono gli ideali. Se viaggia nella tua stessa linea d'onda, perché se no Eh beh, certo. ci sta, magari non avere sempre i punti di vista uguali, però bisogna trovare la quadra Sì. sempre, cioè ecco, confrontarci. Sì, non bisogna avere divergenze, cioè nel senso si possono avere idee diverse anche di lavoro, anche di applicazione di determinate idee, però divergenze, contrasti, meno ce ne sono e meglio è. Scusate, leggo un commento un po' più lungo di Cinchialotta che dice: io non devo allenare solo i glutei, ma anche tutto il corpo, altrimenti poi ho il culo figo, ma il resto è sproporzionato. Perché ho fatto Quello... sempre sport, ma per ragioni di salute ho dovuto mollare, vorrei riprendere. No, vabbè, qua Cinghialotto, cioè, appoggio pienamente quello che hai detto. Come magari non ha visto la parte prima di quello di cui stiamo parlando. È bene allenare i glutei, sì, si è parlato di quello, ma bisogna allenare tutto il corpo in modo tale da rendere armonia. Quindi anche la parte superiore, soprattutto nella donna, è molto importante, perché la donna comunque anche un assetto posturale un po' più scorretto rispetto a quello dell'uomo per vari motivi anche genetici e quant'altro. Ok. Quindi è giusto dare sempre la giusta importanza a tutto il complesso.
Certo, anche perché immaginarsi un allenamento solo ed esclusivamente mirato ai glutei è da folli. No, no, Cioè, no, 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 non esiste. assolutamente. È un Beh, po'. Andrea, io ti faccio un esempio anche perché volevo farti una domanda. Allora, io per esempio nella mia vita non ho mai fatto sport, praticamente. Cioè, solo per divertimento, ecco, mettiamola così, ma mai a livelli di impegno. Perché ero fortunata quando ero più ragazzina, diciamo, no? Non avevo niente fuori posto. Poi crescendo, mi si è instaurata quest'idea nel cervello, che non ne avevo bisogno. Oltre che sono una pigra assoluta. Ok, quindi poi man mano che crescevo il mio corpo cambiava e sono ingrassata di botto. Ovviamente non è che a 30 anni mi viene la voglia di fare sport di botto, Sì, è capito? difficile in generale. Quindi la mia domanda è: il tuo percorso è adatto anche a chi non ha mai fatto sport, quindi hai dei livelli un po' più. Allora, questo è un luogo comune che si sta installando, che io seguo solo ragazze che sono assolutamente no. Cioè, penso che anche tu l'abbia vista, ho molti cambiamenti di ragazze che partivano da zero e hanno avuto ottimi risultati. Quindi seguo dalle ragazze avanzate, dalle modelle influencer, alla ragazza che inizia un percorso da zero, alla ragazza in sovrappeso, a qualsiasi tipo di ragazza abbia degli obiettivi ben precisi. Certo che se una ragazza viene da me e dice voglio fare CrossFit, io non mi occupo di quello, per quanto lo conosca, Certo. ma non mi occupo di quello. Ok. Io principalmente di andare a migliorare la condizione fisica in base a quelli che sono gli obiettivi. Quello, però assolutamente sì, Ale, cioè, nessuno nega, anzi, chi è che parte avvantaggiato? Nel senso, cioè, è un po' come dire voglio guadagnare 1 milione di euro, ma non è che per guadagnare 1 milione di euro devi guadagnare 10.000 al mese, puoi partire anche da 500 euro al mese, dipende quanto ti applichi te nelle Sì, cose. no, vabbè, te l'ho chiesto perché comunque sia di fighe cioè, ce ne sono tantissime sul tuo profilo, veramente tanto. E potrebbero essere anche scoraggianti magari per chi Ah, ok. poi in Ok, sovrappeso e magari non ha il coraggio di mettersi in gioco perché dice: Se ok. vabbè, Ascolta. dai, Io ti parlo a faccio una nome domanda, di però. No, tutte. no, è giusto, è giusto. Io dico sempre una cosa. Qual è il costo della tua non azione? Se il costo della tua non azione è tanto elevato, capisci che iniziare un percorso che ti porta a un cambiamento è molto più propenso. Perché se tu stai ferma, tra un anno sei sempre al punto di partenza. O Se tu peggio. ti applichi, o peggio, ok? Se tu ti applichi, quasi sicuramente comunque dei guadagni li avrai, ok? Ma soprattutto adesso, sleghiamoci un attimo, si parla tanto di estetica, ma proprio dello stile di vita. Quello che mi piace insegnare alle ragazze, che non è solo culo, non è solo essere fighe, il discorso è creare uno stile di vita che ti possa permettere di stare bene. Cioè, Esatto. io a tutte le ragazze che intraprendono un percorso, gli dico, a fine percorso, per qualsiasi ragione, perché capito, ragazze che si sono trasferite, e quindi dico sempre, cerca sempre di mantenere questo stile di vita che ho cercato di insegnarti, perché ti può permettere di stare bene. Contrariamente, se raggiungi un risultato, però non continui, non Certo. continui a tenerlo, capisci che torni al punto di partenza. È così un po' il Hai un po' discorso. perso in partenza, no, Quindi, io hai perso tempo anche, nel senso che... sono dell'idea che tutti possono raggiungere qualsiasi obiettivo. Dipende quanto vuoi una cosa. Di certo che se pensi di volerla, ma non ti applichi, Ah, non è così. ti abbiamo Scusa. perso un attimo la Ok, webcam. Ok, dovresti girare ecco. solo il telefono. È successo, aspetta, È successo il sapevo che prima. fattaccio. Vabbè, anche così ci piace, se posso essere onesto, mi piace un po' in versione. Non ruota più. Va bene, è il momento magia di Andrea Capocci, ragazzi. Prego, prego, fai pure. Lo show è tuo, prego, è tutto tuo. Non si vede lo schermo, raga. Ma va! Non me ne ero accorto, Andre, top. Non lo so, prova. Shakera, siamo tornati nel 1997. No, vabbè,
Se non si gira, non ti preoccupare, lo teniamo. No, mi preoccupo perché non, cioè, nel senso. Sì, tranquillo. Io ti dico che da questa prospettiva non sei male, forse un po' meglio. Oh, niente. Abbiamo l'icona di Discord. Un salutone a tutti come si dice, gli sviluppatori dell'app. Hai caldo? Niente. Ho un bug allucinante all'app. Posso dirti una cosa? Non è in realtà un grosso problema. Puoi anche tenerla verticale, No, dai. non trovo più la. Cazzo, ragazzi, ecco. Vedete tutti i discorsi della costanza? Adesso, finché non la metti a posto, io sto zitto. È imbarazzante sta cosa, però. Ma no, più che altro perché sei con la web, no? O sei col telefono? Son col telefono. Si è girata la. Occhio, che si è girata la fotocamera. No, non far vedere dati sensibili. Scusate, chat, adesso vi leggiamo. Voglio solo vedere come va a finire questa cosa. Ma tu non devi leggere la chat, ci penso io, tu metti a posto il telefono. Ma non. Raga, aiutatemi, cioè, questa cosa. Oh, va bene, Andre, guarda, per il bene della trasmissione io direi andiamo avanti così. No, te l'avevo detto che problemi tecnici ci sarebbero stati, ci saranno sempre ed è anche un po' il bello della diretta. Ricordo a tutti coloro che non lo sapessero che Iva Zanicchi fece la cacca in diretta alla Mamma ragazzi. Rai perché non poteva più uscire. Andrea, ti prego, mi sta venendo da vomitare, stai fermo. Allora, sto così. No, ma non riesci a appoggiarlo, no, lo devi tenere in Mi mano, vedete no. dritto? Così mi vedete dritto? Ti vediamo dritto, però ti vedo un po' in difficoltà, lo stai tenendo tu fisicamente con la mano? Sì, Appoggialo allo aspetta. schermo del PC. Ok. In chat c'è qualcuno che forse è un po' feticista e dice giralo e sdraiati, Andrea. Non so perché, non ho capito la parte Ma sdraiati se è legata a una questione di gusti sessuali. Però. Ok. raga. Minchia, Il mi mal di prende ma lo male. so, Margot, lo so, perdonami. No, vabbè, ragazzi, si può continuare così, tanto è bello anche strecciato, Però dai. voi mi vedete dritto adesso, No, cioè ti vediamo verticale, cioè sei dritto, però non hai la web ok. completa. Ce la facciamo andare benissimo così, tanto sono le parole che voleranno nei nostri cuori e non le immagini, perché le immagini sono poco palpabili e spesso se ne vanno via, così come i ricordi a cui non teniamo più. Madonna! Va bene, ragazzi. Detto questo, dopo questa improvvisazione, cos'è che stavamo dicendo? Mi sono perso nella bellezza delle rotazioni di camera. Tu avevi un'altra domanda. Tu sei piena di Io domande. sono piena di domande, tra l'altro le ragazze mi hanno anche anticipata perché chiedevano intanto dei consigli sull'alimentazione. E qua io te ne vorrei fare una più specifica. Esempio, ti faccio un esempio, perché non è che dobbiamo fare. Però, allora, esempio, l'avena è in tutte le cazzo di diete, Sì. io Vabbè, la odio, mi fa schifo. ma c'è anche l'avena aromatizzata. No, non hai capito. è fa gli fa schifo, però profuma Non la magari. comprerò mai. Quindi io Ok. ti Beh, chiedo ci un sta di esempio. colazione. Bravo. Però non so Vabbè. le ragazze cosa chiedevano. Degli esempi in generale sull'alimentazione in chat. Ma cioè, molto, cioè, si può articolare molto l'alimentazione perché è molto soggettiva. Cioè, se ti fa cagare l'avena, io ti posso dire mangi altri tipi di fonte glucidica, tipo, non so, ti fai un toast integrale la mattina piuttosto che i cereali integrali con o i muesli con lo yogurt, queste cose qua. Ok? Lo yogurt, però quale yogurt? Perché tu Yogurt, dici ecco, è magro. yogurt, sì. Io consiglio il greco, yogurt magro greco. Greco, è buono. Ma è quello, Ragazze, non ce la farò mai io, Allora, c'è un Non detto ce la cioè, pugliese. mi fa schifo. Il detto pugliese è chi bello vo parè qualche cazza da patè. E l'avete capito, no? Non ci vuole un traduttore. Assolutamente. Per Allora, esempio, c'è chi si nasconde dietro al fatto che io sono allergica. Non è vero, lo sappiamo che non sei allergica. Dalila ha scritto Andresci e sblocca e blocca schermo. Non lo so, a me mi sembra uno scioglilingua. È scoppiato un palloncino di là. Ah, è vero, abbiamo i palloncini in sala. Se avete sentito un botto perché è appena scoppiato. Qualcuno di là credo che abbia appena avuto un infarto. Un salutone a chi ha avuto l'infarto nell'altra stanza. Un salutone, ci mancherai.
Detto questo, sì, l'alimentazione c'è qualcosa che, cioè, perché comunque generalmente sulla colazione me l'ha fatto notare lei, perché a me non è un argomento, io non faccio colazione mai, da sempre, lo so, lo so, lo so, non riesco, io ho risotto con il latte di riso, o yogurt greco senza latte. Infatti, Margot è una ragazza che segue, lei gli ho messo il latte di riso che, e volendo ci puoi mettere anche i muesli integrali all'interno. Cioè, ci sono molteplici fonti che puoi utilizzare, non è che adesso è un po' come dire chi fa palestra mangia riso e pollo, no? Cioè, No, infatti. mamma mia, Sì, no, anche perché è c'è un impossibile, cioè universo. diventi pazzo. Però, per esempio, Andrea si sveglia la mattina che non deve allenare un corpo femminile, un corpo maschile. Qual è la tua routine, per esempio, a livello di alimentazione? La mia alimentazione, io non faccio colazione come te, Lucio. Vedi? E si vede che siamo Vabbè, due fratelli ditelo di non e mi colazione. dite, Ale, se ti fa schifo tutto, non fare colazione, non che No, mi no, rompo i no, coglioni da allora. 20 anni, che la colazione è importante. Allora, No, decidetevi. allora, la colazione è importante se di mattina ti alzi e ovviamente hai fame, ma io sinceramente la mattina non so perché non ho fame, quindi non mi sforzo e mangio un po' più a pranzo. Cioè, quello che dico sempre, l'importante è avere un totale calorico giornaliero. Non è importante quanti pasti fai al giorno, ma mangiare in modo bilanciato durante tutto il giorno. Che poi tu fai colazione, fai pranzo, non fai cena e quant'altro, poco cambia. Ovviamente spero che non venga inteso male quello che ti sto dicendo, No, no, eh. no. No, è chiaro. Chi fa colazione continui a farla, chi non la fa non è che si deve sforzare, cioè No, il no. corpo, funziona nel cronico e non nel breve termine. Si è detto per anni che la colazione è fondamentale, ma se io veramente faccio colazione, addirittura mi devo sforzare, mi fa più male che bene questa cosa, quindi preferirò Assolutamente. mangiare poco. Assolutamente 100%. Non te lo E poi dico cosa faccio io a colazione, va. sempre la soggettività in ogni persona. Sempre, sempre, sempre. Questo è Allora, importante. volevo solo rispondere a Francesca Valenti che chiedeva se si possono sapere dei prezzi. Io vi faccio rispondere Andrea, però c'è tutto nei suoi social, ragazzi, trovate tutto quello che Allora, vi serve. trovate tutto il link del mio sito per contattare uno dei miei consulenti o una consulente mia e la. Vi possono dire tutto quanto, perché anche perché dipende dal percorso. Magari una Certo. ragazza che ha un percorso un po' più breve, un po' più lungo, e là, sai, variano molto i prezzi, le tariffe e quant'altro. Ma guardate, di solito su Twitch quando c'è un ospite non si mettono mai i social perché su Twitch non si fa perché tra virgolette è uno sbattone, perché voi vedete una scrittina, però cioè, devi un attimo sistemare tutti gli overlay e fare le cose graficamente in maniera carina. Io ho iniziato da poco, ho fatto una cosa che ritengo carina per questa sera, però l'ho fatto a parte per Andrea che mi fa piacere e l'ho fatto perché effettivamente per quanto riguarda la sua professione o comunque i suoi interessi in generale è un mondo un po' complesso e ampio. Andate sui social, seguitelo, seguite. È tutto spiegato chiaramente, lui è molto chiaro, nei video è molto chiaro, spiega tutto molto bene, i siti Poi, sono. ripeto, per chi non vuole intraprendere un percorso, nelle altre piattaforme trovate le schede gratuite, anche quelle che ha trovato Alessia, quindi cioè, lei può confermare. Sì, però Sì. ho messo tutto a disposizione, più trasparente di così veramente non potrei essere. Sì, anche Sì. perché spesso, così facciamo un po', palleggiamo un po', no? Con le domande. Sì, vai, vai. Spesso si cade come si può dire, nella truffa. Cioè, ti sei reso conto di quanta gente ci sia che truffa sul feed, su Instagram in generale, pieno di truffe. Pieno, 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 pieno. Come tutti i social, tutti i siti, è pieno. Quanto cazzo è difficile? Tu hai i risultati delle persone che hanno fatto le tue schede, che tu segui personalmente da tempo. Però quanto è stato difficile affermarsi come una figura reale che non vendeva aria fritta e fuffa? Perché è un mondo veramente di squali. Io penso dipende anche dalla tua persona, chi ti dà fiducia. Poi ripeto, se io penso che tutte le ragazze anche che mi seguono, prima mi seguono da un po' e poi magari decidono di intraprendere un percorso. Ma un po' come dire, se io devo comprare un qualcosa che conosco da poco, che voglio farlo, però prima mi informo, sai,
guardo le testimonianze, guardo il gruppo. Io ho creato anche, oltre per divulgare il mio sapere, divulgare le schede per chi non può iniziare un percorso, io l'ho fatto per co farmi conoscere come persona e quello che voglio portare. Quindi più di questo poi, non, cioè, nel Eh senso, sì, più. non fare. Sì, puoi Poi andare dritto, vai dritto come un treno e speri di trovare. passaparola poi funziona molto bene. Io ho molte ragazze, anche non online, che si trovano bene con me, arriva l'amica e quant'altro, è tutta una conseguenza, ecco. Ok, Sì, c'è sono. una Però. vera e propria community. Infatti stavo vedendo di conseguenza le cose fatte bene, come anche questa live, mi piacciono particolarmente perché in chat c'è collaborazione, no? Sì. Ci si può conoscere, ci si possono fare domande. Il bello di Twitch, ragazzi, a differenza della televisione, ed è il motivo per cui spero che questa mia avventura, insieme ad Andrea, con gli altri ospiti, con tutte le persone che vorranno farne parte. Spero che continui a lungo perché si può creare veramente qualcosa di bello. Cioè, la volta che dal mondo vengono fuori notizie nuove sul fitness, Andre, vieni stasera da me, ne parliamo in live. Figo. La volta che c'è però la legge sulla chiusura delle palestre, posso chiamare quel mio amico che è avvocato e Andre, l'altro che canta e può parlare di teatri, di intrattenimento. Ragazzi, Twitch. Segnatevelo per chi in realtà ne, diciamo, per chi ne usufruiva già prima di stasera lo sa già. Twitch è il futuro. Twitch fa gruppo e morale, come si suol dire. Quindi sono contentissimo stasera, particolarmente contento. Anche io ero molto emozionata, ve lo devo dire. Sì, Proprio dai. io sono rimasta così tutto il giorno. Sì, Ero. eri emozionata. A me non me ne frega un cazzo. Detto questo, no, sto Ma scherzando. tanto. Sto scherzando, Io sono fino a tutti. io mi sono chiesto chi era un Alessio Luciano, figurati. Ma infatti, ma così bisogna stare. Capezzoli duri e si va dritti verso la meta. Tu avevi un'altra domanda per il signor Sì, Andrea? che hanno fatto anche in Ma lo chat. vedi che siete tutti on point, On ragazzi. point. Anche perché io ve lo dico, non ve lo faccio sciupare tutto stasera, Andrea. Andrea, se ha piacere, verrà un'altra volta e forse vi dirà altre cose. Se no, attaccate al cazzo e tirate forte. Ma ci sono delle signorine, Dai, ma a loro Luciano! piace questa volgarità spicciola. Poi si vede che sono simpatico, che cerco solamente di fare un po' il coglione. Bada, stai a far casca tutto, santi Dio. Scusate. Allora, volevo Dica. Certo. chiedere, occorre è una domanda anche di Nena Grammer. Allora, occorre allenarsi tutti i giorni per avere uno stile di vita così come lo descrivi tu? Assolutamente no, assolutamente no. Anche là è tutto in linea con quello che è. Sono le abitudini quotidiane, cioè ho ragazze che magari hanno tempo e si vogliono allenare 5 giorni a settimana, ma ciò non implica che una ragazza avrà più risultati, ok? Ho ragazze che lavorano tutto il giorno e si possono allenare 3 volte a settimana. Il mio consiglio, appunto, è avere un minimo di frequenze di 3 volte a settimana, il Ok. tutto adattato in base alle esigenze. Per quello, per strutturare un programma, si chiede. Vabbè, eventuali problematiche articolari, che lavoro fa, quanto è impegnata durante la vita quotidiana. Ho ragazze che hanno 2 o 3 figli, capisci che se un personal trainer, il coach ti dice ti devi allenare 5 volte e Sara in questione ti dice no, ma come faccio? E no, per avere risultati. No, sta al personal trainer trovare la giusta strategia per far raggiungere i risultati. La legge del 20-80 di Pareto. Col 20% delle nostre azioni determiniamo l'80% dei nostri risultati. Però quello tocca a me farlo. Certo. Ok. Sì, beh, la figura che ricopre un personal trainer è anche quella, no? Anzi, è soprattutto quella. Stavo leggendo un attimo. Io gli ho scritto, ma non mi hai risposto. Vorrei sapere il discorso della postura. Cioè, io ho un fisico da paura, ma vorrei migliorare sempre. E questo della postura mi interessa parecchio. Allora, devi Tema scottante quello della Sì. postura, perché è un problema un po' Brava. di tanti, anche me compreso, tra Il l'altro. anch'io. Guarda, era una domanda anche che avevo trascritto qua, perché mi è stata fatta da parecchie ragazze e comunque continuano a farmela. Certo. E per quanto riguarda il fatto che non ho risposto, io mi scuso sempre, ma credetemi, su Insta non lo dico per farvi vedere gli screen, ho in media 40-50 messaggi al giorno. Diventa un po' difficile rispondere a tutte le ragazze, solo questo. Anche perché nel frattempo mi devo occupare di altro, E l'altro quindi. sono io. No. Comunque il fattore
Postura è un fattore molto importante e determinante per i risultati. Questo perché? Perché da una corretta postura dipende anche una corretta attivazione muscolare. Cosa porta una corretta attivazione muscolare? Uno sviluppo migliore. Oltre a che la postura a migliorare l'impatto estetico perché riesce a valorizzare le forme naturali della donna, quindi avere un gluteo più sporgente, una schiena un po' più curvata che possa permettere di enfatizzare questo muscolo. Porta dei benefici anche a livello di vita quotidiana. Se fai un lavoro sedentario, allenarsi sulla postura è fondamentale perché evita tante patologie che possono incorrere poi col tempo, se trascurate. Assolutamente sì, anche perché una delle piaghe degli ultimi anni, la vita sedentaria, oltre al Covid, che in realtà ha abbassato Sì. il livello di qualità della vita di tutti, ci sono sempre più lavori tra chi lavora al computer, chi generalmente si sta molto. Non so se c'è una statistica, me la invento, tanto voi sono lo streamer, pendete dalle mie labbra. Credo che si sia impennata tantissimo la sedentarietà delle persone, no? Vedi Stati Uniti, vedi non solo. Bravo, ma sai cosa ho notato Guarda, io? non lo so. Andre, anche a te lo dico, che sicuramente lo saprai già, cioè non è che te lo devo dire. Però ho fatto un lavoro molto sedentario per un anno intero e ho notato che il sedere, da che era concentrato e alto, si è allargato sui fianchi e appiattito. Normale, Minchia. ma è normale. Allora, io mi fermo ogni tanto perché nel frattempo che parlo penso per rendere più semplici i concetti. Perché se parlassi come va detto, nessuno capirebbe. Infatti, spero che le ragazze mi dicano se si capisce quello che sto dicendo oppure non si capisce un cazzo. Quindi No, spero di. no, no. Allora, il fatto di fare un lavoro molto sedentario, come ho anticipato già prima, fa sì che la schiena si vada ad appiattire. Appiattendosi, cosa succede? Di conseguenza, anche i glutei tendono a diminuire. Ma perché? È proprio un discorso che questa è la tua schiena, ok? Sì. Dritta. Quando tu stai tante ore sedute, cosa succede? Si flette leggermente. Stai 8 ore al giorno, moltiplica 8 ore al giorno per 5 giorni, moltiplica 5 giorni per 30, moltiplica tutto l'anno, non fai attività fisica, come sarà a fine anno la tua schiena? La Sì. tua Uno schiena finisce nell'osso sacro, l'osso sacro più è verticale, quindi cosa vuol dire? Che più converge verso l'interno, più il tuo culo sembrerà piatto, detto proprio papale studio. Eh sì, papale. è proprio quello. Conseguenza, più sta schiacciato nella sedia, più prenderà la forma. È brutto da dire, Ma prese la forma della sedia. quasi così, ma perché non è che il culo prende forma della sedia? Più i tessuti si lassano, si ammorbidiscono, più farà effetto slime. È brutto da dire. Qua, È il vero. colpo finale di scena non me lo aspettavo. Mi è piaciuto lo slime. Allora, ci sono un vedi. sacco di domande comunque, Ragazzi, veramente questo. tante. Poi con la postura, veramente Sì. potrei articolarla in mille modi. Baby Neo dicono che poi nella loro dosi, se non erro, non so dove l'ho sentito, hai detto che non è vero, che fa male, sto dicendo. Allora, ecco, per quello dico il giusto equilibrio, perché una schiena troppo curva di conseguenza può portare altri problemi. Un'iperlordosi porta dei problemi, un'ipolordosi porta dei problemi, la verità è sempre in mezzo, ci vuole il giusto equilibrio. Quindi Il la tutto, ragazzi. è il compito del personal trainer trovare quell'equilibrio. Certo, no, ma infatti, ma poi ragazzi, in tutte le cose bisogna trovare un equilibrio. Il discorso base di chi lavora tanto al computer, bisogna trovare un equilibrio anche per gli occhi, bisogna trovare un equilibrio per tantissime cose, assolutamente. Io parlando di postura mi sento ovviamente già a disagio perché sono seduto e ora mi sento scomodo in ogni posizione, in qualunque posizione io mi possa mettere in Sì, questo momento mi sento scomodo. ti Quindi viene nervoso. l'argomento postura verrà poi specificato magari anche in altre situazioni. Volevo leggere un commento che prima mi ha incuriosito. Giorgina? Aspetta, aspettate che lo devo ritrovare. No, forse era qua sotto. Allora, tutti dicono. Oh, no, questo qua è quello che hai letto tu. Ah, le schede. Si Ah, possono bravo. utilizzare più schede insieme tra quelle che metti a disposizione gratuitamente? Sì, nel senso, cioè, sempre il giusto compromesso. Non farle tutti i giorni, però sì, puoi Sì, lì farle due o tre dovete volte. trovare voi un equilibrio vostro, nel senso, Sì. eh sì, ragionate sempre su.
insomma, sul limite, di non andare oltre il limite. Poi chiedono Allora, anche. rispondo solo a Baby. Ah, Allora, scusami. sì, dico, quindi è vero che ci sono esercizi per curvare la schiena e non fanno male. Ci sono esercizi per, non per curvare la schiena, per migliorare la mobilità e l'estensione della schiena e non fanno male se ponderati bene in un programma adeguato. Se fai anche gli esercizi posturali sbagliati, puoi avere dei problemi. Lo Sì, so, ma è però quello. Sì, è un quello. po', sembra un po' banale, ma in realtà, ragazzi, per esempio il discorso che ha fatto lui sulla forma è fisica. Cioè, Sì, c'è sì. poco da fare, non c'è bisogno di andare chissà a pensare. È fisica, appunto. Ma io, per spezzare un po' dalle domande. No, no, nel senso, dopo riprendiamo, però ci devo mettere la cazzata di turno. Senti un po', Andrea, ma con questo lavoro, no? Se scopate più. No, sto scherzando, no. Dai, ragazzi, era per scherzare. Domanda, Ragazze. la domanda seria è fare questo lavoro, avere più contatti con le donne perché tu ti sei specializzato nell'allenamento femminile e i social e il fisico, insomma, si è capito, no? L'uccellino è vivo o morto? Dai, sto scherzando, era come va il rimorchio la domanda. Lasciatemi essere desiga, una caponata. No, dai, scopavo più prima, dai. Sì, perché mo c'è meno tempo. Cioè, quindi mannaggia a me, oh, sono andato, ho detto va, vado ad aiutare ragazze, così più ragazze, il cazzo, più cazzi, anzi. Come si suol dire? Eh sì, c'ho più cazzi No, per... A Roma si dice c'ho più cazzi per culo quando c'hai i problemi. Ciao bambini, buonasera. È per spiegare che ci sono dei problemi, però vi vedo divertiti in chat, quindi un po' di sì. volgarità alla De Sica, no? Come la Sì, scena di ci sta, la certo. scena famosa di Natale a Miami. Insomma, mi sono mangiato una carbonara. La carbonara a Miami? Sì, infatti era una merda. De Sica funziona sempre, ragazzi. Se volete, poi ho altre imitazioni, le vedremo poi. Cosa c'è? Vorrei tornare alle domande perché sono Ah, io ne tantissime. farei leggere una ad Andre di quelle che ha raccolto lui, perché ci sono delle ragazze che hanno fatto delle domande direttamente a lui su Instagram. Lui ne ha raccolte, ne ha fatte una selezione. E dato che insomma lui, senza ucciderti, che la carta fa male, ricordatelo, più della plastica, ti ho visto un attimo No, soccombere. lo so, infatti mi stavo facendo un taglio qua netto tra esperti. Vabbè, in mancanza di lamette facevi un attimo la rasatura a mano libera. Scegliene Allora. una tu, quella che vuoi. Hai preso il foglio sbagliato. C'è schifo. È la lista delle ragazze che No, è nomi, cose, città. Allora, una domanda bella. Quante volte allenare i glutei per avere ottimi risultati. Ora, per avere ottimi risultati, quello che dico sempre è allenare i glutei più volte a settimana. Il gluteo sì, un esercizio, è un muscolo molto molto ampio, uno dei muscoli più grossi che abbiamo. Di conseguenza, per essere stimolato non basta una volta a settimana. Il gluteo diverge in diverse funzionalità. Per le anche, per la vita quotidiana e quant'altro. Quindi nell'allenamento vanno riprodotti tutti questi movimenti per far sì che si sviluppi al meglio. Di conseguenza non basta un allenamento, ma va adattato più volte a settimana. Io dico almeno 3 volte a settimana di andare a allenare i glutei in maniera selettiva. Ovviamente con più angolazioni per far sì che si sviluppi in modo uniforme. Okay. Molte ragazze allenano i glutei, magari si ritrovano con la parte superiore un po' più carente. C'è stato un problema nella programmazione e quant'altro. Ok. Quindi all'incirca 3 volte 4 settimane, sempre, sempre però programmato con un programma che rispetti i propri obiettivi e esigenze. Ora, non è che tutte le ragazze devono fare esercizi tutti i giorni per il culo, no? Cioè, Certo. non basta solo quello. Assolutamente. Beh, a questo punto tu avevi un'altra domanda? Tra le tue, dico. Tra le mie, Che a me piace palleggiare un po', no? Un pochino che palleggiamo tutti, tipo il Brasile del 2002, e io ogni tanto ho delle cagate da sparare, tipo ne ho una che è una cagata, ma in realtà è una domanda seria, ma la faccio la dopo. fai dopo allora. Sì, grazie per No. avermi messo in disparte, mi ero già messo da solo in disparte, non c'era bisogno. Prego, prego. Io sono quel tipo di comico che incassa e subisce, prego. Allora, prima ti ho chiesto dell'allenamento, no? Quante volte a settimana? Ok, 3 volte più o meno, almeno il minimo. Ma per quanto tempo? Cioè, quanto deve durare un allenamento per essere efficace?
Allora, un allenamento può essere efficace anche in 20 minuti. E lo so, molti mi odieranno perché è un dipende continuo, però se in soldoni vogliamo trovare una quadra, un'oretta di allenamento è la scelta migliore. Un'oretta di allenamento. Così da andare a accomunare tutti. Tutti hanno un'oretta di allenamento a disposizione. 3 volte a settimana, dai, chi è che non ha un'oretta? Cioè, Ok. penso, almeno che uno non lavori 24 ore al giorno, però se Sì. vuoi una cosa, più o meno lo trovi il tempo. No, no, assolutamente. Infatti, guarda, la mia domanda sciocca, un po' seria, era: esistono allenamenti da 5 minuti? Cioè, sai, quelli che si trovano sulle app dei miracoli, no? Che ogni tanto partono quando scarichi l'app di ritocco video, editing video, ti esce la pubblicità. Allenamento 5 minuti super intensivo e il tuo corpo, poi tradotto Tipo quelli male, della quindi. Nike dell'anno scorso nella quarantena. Esatto, il problema è che c'è sempre un Oppure doppiatore come. sbagliato che probabilmente viene dall'est Europa e quindi ti parte l'audio a palla mentre sei in giro, cioè vuoi allenarti forte forte per avere fisiche belle come avere Schwarzenegger? Prendi, scarichi app e fa allenamento 5 minuti e da inizio a fine tu corpo stupenda. Questo è quello che parte nell'audio del telefono. Vai, Andre. Eh no, io ti rispondo un po' come quando vai su YouPorn e ti vendono la crema per. Vabbè, ragazzi, grazie per aver seguito questa live. Noi ci vediamo domani alle. Cazzo. Vabbè, sì, siamo quasi usciti dalla fascia protetta, obiettivamente. No, comunque. È una cazzata, non ci sono gli Allora. sprint. Diciamo che se uno vuole tenere una buona attività cardiovascolare, può andare bene fare anche le schede ai 5 minuti. Di certo con quelle non hai i risultati del culo mega o iper o della pancia mega iper piatta. Ci vuole costanza, un programma adeguato e tanto impegno da parte di chi si applica. Però se uno vuole farlo, meglio che non fare nulla. Sempre però facendo le esecuzioni perfette, quello è importante. Hai visto la domanda che hanno fatto in chat? Molto bella. Anche perché io vorrei essere motivato a distanza da lui. Cioè, meglio a distanza che da vicino, anche perché, insomma, ho Sì. gusti diversi. Cioè, mi piace, però forse al buio potrebbe nascere qualcosa. Ma di certo non con la luce, per gusti miei Allora, personali. Dica. guarda, Margot è una ragazza che seguo, ce n'è parecchie che seguo, ha risposto anche lei. Io è vero, alleno a distanza con i miei portali per gli esercizi e quant'altro, però io ho 3 iPhone, 8 power bank. E questo mi consente di seguire appieno tutte le ragazze anche quando non hanno un dubbio sull'allenamento, ma hanno un calo di motivazione. Mi capita tutti i giorni di magari ragazze che si sentono male o è successo qualcosa che mi scrivono per avere quella spinta in più e molte volte faccio anche questo. Io sono Minchia, ma un mental coach, dai. è molto più profondo di quanto immaginassi. Anche Già. perché di base il lavoro del personal trainer, come nell'immaginario collettivo, per esempio di me che non ho mai frequentato palestre e che non a fatica, ripeto, riesco a alzare la pentola quando è piena d'acqua per scolare la pasta, ho un'idea molto da. Come ti posso dire? Da. Retro. Sì, un po' retro, dal personal trainer è quel ragazzo che trovi dentro la palestra, dalle 8 fa il suo turno. E c'è chi lo fa così, in maniera Anna, più infatti, ordinaria. c'è cioè Anna 87, ha detto sono l'esempio, infatti lei era capitato che ha avuto un momento negativo e l'abbiamo affrontato assieme per quanto possibile. Ma Poi cazzo, ma. È lei una figata. ci ha messo il suo. Però c'è da dire una cosa, anche qua, pro e contro, e voglio fare una domanda un po' più personale per Andrea. Non senti tanto il peso della responsabilità? Perché a parte il fatto che hai un seguito importante, ok il lavoro, ok la passione, però c'è un lato umano dietro a tutto questo. E di fronte a una persona che ti chiede aiuto perché è in un momento di difficoltà, lì la passione, il lavoro, ok, ma è una situazione di criticità. E c'è una responsabilità forte, bisogna avere los cojones, bisogna avere un attimo anche tatto, insomma. Sì, diciamo in America si chiama to pace, il verbo andare pa al passo, nel senso il pacing, pacemaker va a passo il cuore. Ok? La stessa cosa di rientrare in pacing, capire quella persona cosa l'ha spinta a quella determinata emozione e capire cosa possa essere.
farla riprendere come era prima, con lo stesso atteggiamento positivo che è la spinta magari a iniziare un percorso. Quindi devi stare al passo della persona. To pace in inglese vuol dire stare. Non è ancora tradotto in italiano, l'hanno Sì, tradotto è in un po' maniera arrangiato. molto superficiale, ma andare al passo di. Il pacemaker va al passo del cuore, per quello ti mantiene in vita. Certo. Quindi anche tu devi andare a simulare quello che è lo stato d'animo, cosa può essere capitato e allo stesso tempo dare una parola di conforto. Allora, parlando di conforto, Ok. esiste secondo te, se lo conosci, un allenamento efficace per perdere peso in poco tempo? Almeno quei primi chili per darti la spinta di motivazione personale, oltre che quella mentale, Aspetta, ovviamente. non ho capito bene la domanda, Ale. Se esiste un allenamento che sia efficace per perdere peso in fretta, almeno i primi. Sì, diciamo, non nei 5 minuti che ho citato io prima, però in un No. lasso di tempo più breve, pochi mesi. Ci sono troppi parametri da considerare. Alimentazione, allenamento, tante tante. Genetica. Magari tu fai lo stesso, così non capita mai, ma tu fai lo stesso allenamento di una ragazza, la stessa alimentazione, la ragazza perde 10 kg e tu ne perdi uno. Ogni essere umano si chiama set point che si crea nella vita, soprattutto nei primi anni di vita, si crea il set point adipocitario. Ok. Ovvero, il corpo trova un suo setting sotto il quale fa difficoltà a scendere di peso. Anche questo può essere molto articolato, infatti molti potrebbero uccidere per questo. Sto rendendo semplici dei concetti molto, credetemi, No, ma è complessi. giusto anche perché io sono Sì, ignorante sì. No, totale. ma poi sarebbe antipatico da parte mia parlare con nozioni ultra mega e poi la gente non capisce. Cioè, a me interessa che Sì. possano trarne qualcosa anche di positivo oltre alle risate, nel senso. Sì, no, io per esempio faccio battute a parte, faccio fatica a scendere sotto i 75, cioè io ero Esatto. arrivato a 79, sono sceso in pochissimo tempo a 75, poi niente, basta, cioè proprio zero, Cioè, non ti c'è fai stato un modo di fatica scendere, anche a niente, ingrassare. ma niente. In chat chiedono una domanda che mi incuriosiva, scusatemi Vai. se mi intrometto, ma è vero che il gruppo sanguigno fa differenza? Perché vedi, per esempio citano il dottor Mozzi che per anni è stato sulla bocca di tantissimi per le diete differenziate in base al gruppo sanguigno. Allora, io non mi voglio esporre su questo, Sì. ma non perché è una domanda scomoda, ma voglio solo far riflettere. Il corpo perde peso con il deficit calorico. Qui traete le tue conclusioni. È pura matematica. Se io ho un set point di 2000 calorie e ne introduco 1500, fate in fretta a capire che il corpo di conseguenza perderà peso. Poi, ripeto, questo è quello di cui parla anche la biochimica e quant'altro. Poi ci sono molti studi che andrebbero approfonditi e sicuramente c'è una parte di verità, però ripeto, non mi voglio esporre su questo. Certo. Io molto più articolate e magari io collaboro anche con un nutrizionista in campo clinico, lui ne sa molto più di me, infatti ho molto spesso dei confronti con lui e diciamo che potrei dire cose anche magari non Ok. condivisibili. Però per una cosa così, anche per mia, per stupidità, che magari la mia stupidità può aiutare anche qualcuno in chat, qualcuno che sta seguendo la live, sostanzialmente il discorso che hai fatto tu sul set point, hai detto, no? Delle 2000 calorie, sostanzialmente se tu ne introduci 1500, una volta esaurite con la fatica quelle 1500, il tuo corpo inizierà a bruciare qualcos'altro, giusto? Andando così a dimagrire, in Sì, soldoni. allora, il corpo, comunque la funzione del corpo è rimanere in vita. Quindi se tu non gli dai del cibo, lo produce. Si chiamano corpi chetonici. Quindi il corpo non ha carboidrati, attingerà da altre riserve energetiche, prima i grassi e poi le proteine, perché il corpo funziona così. Prima consuma i carboidrati, ovvero la pasta asciutta, per farti Sì, l'esempio. certo. Poi consumerà i grassi, l'olio e quant'altro, e poi consumerà le proteine, la carne e quant'altro. Perché? Questo perché il corpo deve rimanere in vita.
e di conseguenza produce questi corpi chetonici, che si chiamano così, per produrre glucosio. Il corpo funziona col glucosio. Non funziona con grassi, non funziona con proteine, funziona con glucosio. Ogni nostro aspetto vitale, la respirazione, qualsiasi sistema cardiocircolatorio, funziona per Grazie. energia di zucchero, quindi quello. Perfetto, no? Anche perché ti ripeto, a parte tutto, io su alcune cose ci arrivo e sono bravo, su altre sono così. Avevo un paio di domande curiose, sempre dalla chat, di due persone che chiedevano un consiglio associato a una patologia, diciamo, delle patologie. Per esempio, Fester che dice: sono asmatico, che tipo di allenamento potrei fare visto che mi condiziona molto? La prima io andrei da un medico sportivo, infatti io anche su questo lo dico sempre, quando ci sono patologie così, prima un medico sportivo che dà un referto e in base a questo si fa un allenamento. Però diffidate, diffidate, ho letto anche un commento di una ragazza diabetica, Sì. diffidate da chi non vi chiede almeno un referto quando ci sono queste problematiche, perché Fondamentale. può essere un grave problema. Infatti, alla ragazza che mi parla di adesso non. Diabete e ipertensione, cinghialotta. Ok, quindi ha una buona resistenza insulinica agli zuccheri indotto appunto dal diabete, ipertesa. Là, anche là ti direi di affacciarti a un professionista che ti possa aiutare su questo aspetto, però un professionista che sia specifico per problematiche tipo diabete, ipertesa, Certo. ipertensione. Ah, ragazzi, prima di leggere gli altri due, ho altri due commenti in chat che volevo portare ad Andrea. Andrea dovrebbe leggere ancora delle domande perché ha fatto delle promesse che devono essere mantenute Vero. in questa live. Poi magari se ce ne sarà un'altra. Dimmi, dimmi, Andrea. No, allora una l'ho già risposto perché mi hanno chiesto esercizi posturali anche Giusto. su Instagram, quindi. Qualsiasi donna può intraprendere questo percorso. Abbiamo già risposto con quella che ha Ok. domandato Alessia. No, se non ce ne sono altre, io leggo queste due, anche Ah, ecco. perché tra poco andremo in chiusura, verso la chiusura della live, quindi Ok. se ne hai ancora qualcuna. Sì, ancora una. Occorre necessariamente avere degli attrezzi. Sarebbe meglio almeno avere qualche pesetto, delle bande per creare un po' di resistenza al fine che rendere efficace l'allenamento. Quindi due o tre cazzatine su Amazon con un investimento di 40 euro si possono comprare e fare un allenamento efficace. Sì, anche perché tutto quello che. Questa è una cosa che, per esempio, ti chiedo io prima di leggere quelle due domande in chiusura se non avevi altro tu da Ne chiedere. avevo una vecchia, ma me la ricordo, quindi gliela faccio dopo le No, no, vostre. la mia era una cavolatina, vai con quella lì, No, vai ma con quella. anche la mia, vabbè. Prima la Pina mi pare chiedeva, è meglio una, cioè va bene lo stesso se faccio una camminata lunga di tanti chilometri o è comunque meglio una corsa? Io non consiglio la corsa nella donna. Non consiglio la corsa nella donna perché va a sollecitare troppi tessuti, va a creare comunque delle sollecitazioni a livello della colonna vertebrale, quindi io consiglio sempre una camminata a passo svelto, non camminata Sì, passeggiata a al mare, marcia, passo quasi una svelto, marcia. una marcia, e sì, di mezz'oretta, 40 minuti in base a quello che uno vuole Ok, fare. ottimo. Invece, Non me l'aspettavo, tra l'altro, l'altra quindi. curiosità che avevo letto era una cosa che io non conosco di Elis Love che diceva: cosa ne pensi dell'allenamento ormonale? Io non ho idea di che cosa sia l'allenamento ormonale, per esempio. Sono strategie, un po' come dire la cronodieta, come dire la dieta del gruppo sanguigno, Sì. l'intermittent fasting. Sono tutte strategie che, per l'amor di Dio, funzionano, però vanno sempre, sempre contestualizzate. Cioè, non c'è una scienza esatta. Ecco, mi è venuto il termine, non c'è una scienza esatta per tutti. Quindi Certo. quello che può andare bene per te non può andare bene per un altro. Di conseguenza devi testarlo prima. Ok. E l'altra che avevo letto era di Georgina che diceva di quante calorie si deve eccedere più o meno per avere un surplus calorico. Dipende dal tuo set point.
dipende. Ma come fai a capirlo? Infatti... Perché io, per esempio, non ne... cioè, io ho idea di quanti carboidrati mangio, più o meno, di... perché ne mangio un boato. Però non conosci il tuo bisogno. Si potrebbe fare un calcolo calorico, ci sono tanti software per trovare un pochettino quello che è il tuo introito calorico giornaliero, di conseguenza vedere e aggiungere le calorie per arrivare a un surplus calorico che ti permetta di, esempio, mettere peso, oppure in deficit calorico per perdere peso. Okay. Però ci sono una miriade, se uno scrive su veramente su Google formula per trovare il metabolismo basale, ne trovi a iosa. Proprio. Certo, ce ne sono di possibilità. Ah, se siete d'accordo, visto che magari Andrea, se avrà piacere, verrà un'altra volta per parlare tecnicamente e non anche un pochino più leggermente, io volevo concludere con un paio di cazzatine per lui. Intanto ti voglio chiedere... dimmi. Scusa, ma no, Francesca ha fatto una domanda molto interessante. Ma assolutamente, lascio spazio. È anche perché è la prima live con Andre, quindi... cioè, insomma... Grazie mille, Giorgina, gentilissima. Grazie, mi fa piacere molto. Volevi leggerla tu la domanda di Francesco o la leggo io? Sì, vai, leggi, leggi. Cosa ne pensi di tutti quei Fit Via, che non so cosa siano, So Shape o Food Spring che conosco, per esempio, che hanno quei pacchetti di dimagrimento con pasti sostitutivi, eccetera, fanno bene o fanno male? Già il termine pasto sostitutivo mi fa venire la... mi fa accapponare la pelle, quindi... Ma allora, io preferisco sempre il cibo solido. Poi, se uno vuole integrare con delle proteine in polvere, può benissimo farlo. Ma tutto ciò che è pasto sostitutivo, non esistono pasti sostitutivi. Certo, ok. Quelle sono proteine, non sono pasti sostitutivi. Ok, Andre. No, io le usavo a colazione queste qua. Però è l'ultima e è rimasta lì per ricordo. Sì, è qua come... Prima o poi, al prossimo compleanno, la strappiamo, la usiamo come coriandoli. No, ma sai perché dico sai perché dico questo? Perché molte ragazze, cosa succede? È brutto da dire. Vengono da me che magari pasto sostitutivo, poi mangiano tutto il giorno quei pasti sostitutivi. Là diventa un problema. Perché non dai al corpo i giusti micronutrienti responsabili di tante caratteristiche, cioè tante benefici che danno al corpo. Un conto è se ti devi fare la merenda col pasto sostitutivo o le proteine, va benissimo. Sì. Ma se certo che se mi fai pranzo con la bustina, cioè. No, anche perché effettivamente è brutto. Io l'ho provato, l'ho messo così in un piatto, ho provato a mangiarlo, ma mangiare le cose in polvere non è il massimo. Dai, sto scherzando, è ovvio. No, che... però veramente, allora, se posso dire una cosa... nel periodo in cui mi ero accorta che mi stava venendo il culo in fuori, in poche parole. A Roma si dice che stavo a sgravare o a sbaccà. Esatto. Sì. Dove mangiavo carboidrati. Ma non mi ero bella. Non mi ero accorta comunque della cazzata che stavo facendo. Ho iniziato a comprare questi shape, come cazzo si chiamano? Sì, shake your booty. E li usavo al posto della colazione, perché ragazze, io sono una patita ancora a 30 anni del latte intero fresco con quanto tanto Nesquik, ma regà, quello extra cioco, ma regà, tanto, cioè tanto che è solido. Non lo faccio più, giuro. No, è vero, mi sono disintossicata, è vero, perché è ciao, quello alla ciao fine. Sono Alessia, ciao Alessia, è vero. E l'ho utilizzato e effettivamente mi ha aiutato parecchio, perché la mia colazione era molto strong e ha aiutato ad abbassare il mio apporto calorico. Bravi, ecco, top. È geloso se ti mando un bacio. No, quindi... no, ma fate pure, assolutamente. No, nel senso, ecco, volevo arrivare là. Non sei dimagrita per la bustina, però per il deficit calorico. Poi, il... Sì, sì, in chat c'è il delirio perché il Nesquik, come ben sappiamo, scusate, fa successo, prego. Ma no, vi siete impazziti tutti al momento Nesquik. Nesquik, tra l'altro, se vuoi sponsorizzare questo canale... No, ormai è finita. La nostra storia è finita. Vabbè, ma se mi pagano, se mi danno una mano... Cioè, ce l'ho, però. Scusate, vedo Andrea messo in posa. Andrea, che stai a fare? Stai a tirare? Oh, no. Che mister Olimpia. Che ne so, ho visto tutto un tiro. Ho detto, ha visto una bella gnocca in chat. Mi chiedo come hai fatto a vederla, nel senso che sono solo scritte. Ho visto tutto tirato. Top Stavo uomini leggendo. E donne. Se vuoi posso ridere come Gianni Sperti. Ti guardo anche come Gianni Sperti. TSO per il Nesquik.
No, vabbè, ti sei disintossicata, questo è un grande risultato, no? Che dire? Sì. No, io avevo un'altra domanda. Andrea, siamo quasi in chiusura. Hai un feticismo? Cioè, io lo so che qua ci sono delle persone che segui e che tu non puoi dire, beh, sì, con tutte le foto che mi mandano ogni tanto mi piace guardare il tallone delle ragazze, no? Però obiettivamente, parliamo tra uomini, no? Ce l'hai, grazie mille a tutti i nuovi follower, grazie Umiki, benvenuto in questa gabbia di matti, come tutti gli altri, grazie mille a tutti quelli che hanno messo il follow, vi ricordo che potete abbonarvi con Amazon Prime, è gratuito, il link è in chat, lo vedrete apparire ora. Altro, vabbè, poi ci sentiamo, mi spieghi sta cosa di Amazon. Non ho Guarda, capito. la spiego al volissimo, velocissimo, perché chi non è giustamente avvezzo, semplicemente cliccando su quel link collegate il vostro account Amazon a quello di Twitch, che sono della stessa azienda, perché Twitch è stato comprato da Amazon tempo fa, e voi sostanzialmente senza spendere una lira in più, perché non spenderete niente, grazie al vostro abbonamento che avete già di Amazon Prime, sosterrete il mio canale gratuitamente. Io Io potrò andare no. avanti e voi. Io ce l'ho Amazon, quindi cosa devo fare? Clicchi Io ho sul Amazon. link, colleghi e fai iscriviti, che c'è il banner viola sotto al video della live. Facendo iscriviti, automaticamente ti chiederà collegati con Amazon Prime, quindi metti la tua email e sei a posto. A me non dai un euro, ma supporti il mio progetto, il mio canale, le interviste, anche perché oggi è venuto Andrea, verranno altri ospiti la settimana prossima e spero un giorno di farvi venire tutti insieme. Comunque, tornando a noi, Andrea, hai un feticismo fisico però, prettamente fisico. Okay. Anche verso te stesso, eh? Cioè mi puoi dire, io sono feticista, quando mi guardo mi piacciono molto i miei pettorali, il mio collo, la mia schiena. Ma allora, non me l'ha mai fatto nessuno come domanda. Chi te Comunque, pensi che so? Ma cioè, secondo te io oh, sono uno da quattro spicci, ma mai no, visto ma infatti. bene. È raro mettermi in difficoltà, nel senso, cioè, No, beh, ho sì. Sì. Anche un feticismo. Potrei dire. d'abbigliamento. Ti piacciono le Eh? ragazze con la gonna lunga, la gonna corta? Non lo so. Un Povero feticismo. Andre, dicono, l'hai Sì. messo in difficoltà. Ah, no, ecco, mi piacciono le ragazze basse, piccoline. Ok. Ci sta. Confermo questo feticismo. Ne sono anch'io patito. Cioè. Sì. Nella mia testa, Ma tu sì, quanto tante. sei alto? Io ho 1,78. Vabbè, già. Vabbè. Io, per esempio. Non è che avessi Io. molta scelta tu. Madonna, ma oggi sprizzate di simpatia. Cambio il titolo della live. Clicchiamo casting per Zelig questa live, li In chiamo. chat si candidano In comunque. chat stanno facendo la carica. Fanno a botte. Stanno a fa botte. Vabbè, io comunque nel dubbio primo. Comunque. È vero. 1,49 anch'io. Ci sono delle amiche. Comunque lo squat non fa il culo, perché ci sono alcuni ragazzi che sanno cosa mi fa. Lo squat non fa il culo, ma Andrea lo sì. Ah, ok, ci sta, ci sta. Vogliono sapere il tuo. Ragazze e ragazzi, siete pronti? È la prima volta che lo dico in live. Io ho paura. Il gigante che vedete di fronte a voi in questa webcam. Aspettate, aspettate, che voglio farlo. Oddio, cosa fa? Faccio quello che ho sempre sognato di fare. Minchia, quando mi hai detto il gigante mi sto spaventando. Ragazzi, sono alto 1,68. Vabbè, Comunque. io sono 1,50 anch'io comunque, quindi non è che dico potevi Aspetta, prenderti la fammi vedere cavalla. la reazione della gente che mi prende per il culo perché sono un anno da giardino. Scusate, voglio solo godermi lo show. Sì, ma vogliono sapere il tuo feticismo, Sì, non la ma io tua non ho altezza. problemi a dire il mio feticismo. Io mi associo ad Andre nel senso che ragazze piccoline mi piacciono particolarmente. E non vi immaginate tipo Peppe Fetish, non in quella cosa. Diciamo che la prima cosa che guardo di una ragazza sono gli occhi. E quanto e come parla. Non sto scherzando. Non sto scherzando. Poi il culo. Ma sono. Diciamo che se una ragazza è bella, ma ha dei piedi brutti, mi disturba. È Mi vero, disturba. Cioè, se una questa ragazza è cosa me bella. l'ha detto anche a Sì, me. no, è vero. Se una ragazza è bella e ha dei piedi o delle mani brutte, un po' mi disturba. Però, Ah, ragazzi, cioè. ecco perché.
per la live mi hai chiesto fammi vedere i piedi Andre. No, in realtà ti avevo detto, preferirei che fosse una cosa in forma privata, però ormai l'hai detta in live, quindi... bom, ragazzi, io andrei in chiusura. Viva Vedi, le vedi. nane, beh, viva le nane. Viva le nane, assolutamente, siamo tutti fan, Grave. tutti fan. Ragazzi, io che cosa dire? Sono molto contento perché grazie ad Andrea sono venute molte persone nuove. Spero che si siano divertiti tutti quanti e spero che siamo riusciti a dare, anche grazie ad Andrea, risposta alla maggior parte delle domande. Ma non è finita qua, perché spero che questa collaborazione possa continuare anche perché io veramente sono un cane. E magari un giorno, chissà, ci alleneremo in live con Andrea. Chissà, vedremo, vedremo. Per ora non parliamo di futuro, vediamo come va. L'ultima domanda flash, Andre. Progetti futuri? Anche Progetti futuri. solo uno, non me li spoilerare tutti. Che ne so, c'è una cosa su cui ti sei fissato che dici, cazzo, voglio proprio farla. Se c'è. Ma a livello imprenditoriale No, o... anche personale. La prima cosa che ti viene in mente se ti dico progetti futuri, mi puoi dire anche solo voglia di fidanzarmi o voglia di un figlio, che cazzo ne so. Lasciamo stare la sfera Lasciamo superiore. perdere. Lasciamo stare la sfera. No, tutti i miei progetti sono molti a livello imprenditoriale, quindi ampliare ancora di più il team e creare una realtà unica in Italia che possa avvicinare sempre più tantissime ragazze al fitness. Questo. Mi sembra un ottimo proposito. Grazie, tra l'altro, nel frattempo a Nena Grammer che ha regalato un abbonamento Alla livello 1 community, alla community. grazie. Grazie mille, E grazie l'ha mille. vinto Turbo Nancy. Ha vinto Turbo Nancy, quindi con l'insegna della pesca, come direbbero a Milano, la borsetta nella Buon pesca. affetto della Mia mia pesca. pesca. Ragazzi, io ringrazio tantissimo Andrea, grazie per essere stato qui live da me con noi. Grande Andre. No, ci sono. Eh no, No, ti stavo. fatti i cazzi No, ma tuoi. tranquillo, Andre, guarda, se No. vuoi il mio numero è. Dimmi. Avevo appuntato una domanda che non avevo risposto perché poi le tratterò anche magari in altri canali. Va bene, va Prendo ogni caso. benissimo, anzi, ottimo. Quindi vado di nuovo a salutare l'ospite di questa sera. Ma cosa dico ospite, amico? Ma cosa dico amico? Dico amante. Grazie mille ad Andrea Capocci per essere stato qui con noi. Siete uno splendore. Grazie Tutti, mille. tutti, tutti. Un salutone a tutti. Ringrazio ovviamente Pink Alessia per il lavoro fatto in live, ma anche fuori dalla live. No, Grazie mille, grazie a Pink. voi, grazie mille. Guarda, sono veramente contenta di questa serata. Ragazzi, io sono felicissimo di come sia andata. Sono contento che persone nuove si siano affacciate, anche persone che erano già nel mio canale si siano approcciate con delle domande per Andrea, per il fitness in generale. Io vi ricordo che se avete Amazon Prime potete collegare i vostri account con Twitch e iscrivervi gratuitamente al mio canale. Vi ricordo che le live, tutte, compresa questa, vengono ricaricate quotidianamente sul mio canale YouTube che trovate qui in alto. Detto questo, i miei social sono lì, i social del buon ospite Andrea sono qua. Domani sera alle 21 una live epocale con un sacco di ospiti e poi ci vediamo di nuovo lunedì con la reaction di quattro ristoranti di Di Borghese, se magna! chi? Ristoratori? Oggi saremo nel ristorante di Alberto. Assaggeremo i prodotti tipici della cucina lucana. Il servizio un po' naif, può piacere o non piacere. Io personalmente mi sono tanto divertito. Quindi, buona serata a tutti, buonanotte, ciao! Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Sì!